Stasera non può essere con noi per un impegno personale il presidente della direzione, Pier Giorgio Ricciardello, che comunque ci tiene a condividere i lavori di questa sera, così come la convocazione, e che quindi dalla prossima convocazione riprenderà regolarmente la funzione di presidenza. E sono arrivati anche tutti coloro che dovranno tenere i primi interventi, quelli previsti in scaletta prima del dibattito. Direi che possiamo cominciare. Intanto benvenuti a tutti. Questa sera discutiamo, così come la convocazione, della situazione della SAECO. Ci sembrava importante dedicare una direzione del Partito Democratico di Bologna a questa situazione per due ordini di motivi. Intanto perché il paradigma di una situazione nella quale è coinvolto lo sviluppo di un intero territorio, il territorio della montagna, della nostra città metropolitana, ed è una prova questa che coinvolge la politica, gli enti locali, le istituzioni, a partire dalla giovane città metropolitana di Bologna. È una prova per un territorio che ha visto un preoccupante calo occupazionale negli ultimi anni, circa 1000 posti di lavoro negli ultimi 3 anni, dove la situazione delle terme, della DEM, della Meta al Castello è la fotografia appunto di un iceberg la cui punta abbiamo già visto, ma che denota segnali preoccupanti per il futuro. Il futuro di un territorio che è strategico per la nostra città metropolitana, in un contesto nel quale abbiamo incoraggianti ed importanti segnali di crescita per il nostro territorio, sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista dell'attrattività del nostro territorio stesso. Ed è una discussione questa che vogliamo fare stasera per rimettere al centro il ruolo della politica, in questo caso del Partito Democratico, nel percorso che assieme ai nostri enti locali e alle istituzioni, che voglio ringraziare tutte, abbiamo avviato. Lo abbiamo fatto perché dobbiamo rimettere al centro il ruolo della politica, del nostro partito, in questo percorso, e lo dobbiamo fare perché in questa fase abbiamo aperto subito, immediatamente, rispetto al tema degli esuberi SAECO, un canale che ha prontamente dato delle risposte importanti di tutti gli enti locali, che io stasera a nome del Partito Democratico voglio ringraziare. Lo abbiamo fatto a partire dal governo, dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, segretario del Partito Democratico. Lo abbiamo fatto con il Ministro Guidi, che si è prontamente impegnata anche nel tavolo che è stato convocato al Ministero. Lo abbiamo fatto con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini. Lo abbiamo fatto con la Giunta regionale, di cui presente l'assessore Palmacosta, con i nostri consiglieri del Partito Democratico, c'è qui il capogruppo Stefano Caliandro. Lo abbiamo fatto con i nostri parlamentari, che stasera si scusano ma bloccati con i lavori per la legge di stabilità, ma che prontamente hanno risposto alle sollecitazioni del territorio e del partito rispetto a questo tema. Lo abbiamo fatto con la città metropolitana, con i sindaci e gli enti locali. Voglio ringraziare Virginio Merola per l'importante presenza questa sera e Massimo Gnudi, vice sindaco metropolitano. Lo hanno fatto tutti i sindaci e tutti gli iscritti, militanti, gli elettori del Partito Democratico, ma ancor più l'hanno fatto i cittadini e le cittadine di un territorio che ha risposto in modo solidale e compatto ad una crisi che appunto coinvolge un intero territorio. Questi sono i motivi per cui abbiamo deciso di convocare una direzione su questo tema. E prima di lasciare la parola a Filippo Taddei, voglio ringraziare voi per la presenza e di dichiarare subito dopo gli interventi previsti l'apertura del dibattito. Quindi do la parola a Filippo Taddei, responsabile economico del PD nazionale. Buonasera a tutti. Naturalmente scuso di essere corresponsabile dell'inizio tardivo. Ora vorrei cogliere questa occasione non solamente per dare una prova di non formale di solidarietà alla crisi aziendale, ma anche per cercare di pensare a quali strategie, quali sono le scelte che abbiamo di fronte e come possiamo affrontarle. Ora, nel caso di SAECO, noi ci troviamo di fronte a un esempio di una crisi che ha una ricaduta potenziale sul nostro territorio estremamente importante, ma soprattutto ci troviamo di fronte a un esempio di quello che è il fallimento,
gli errori della politica industriale e quali sono le strategie che possiamo adottare per affrontare quegli errori, risolvere quegli errori o per offrire una soluzione. Ora, nel caso Seiko noi innanzitutto dobbiamo riconoscere, partire da, proprio perché ci vogliamo occupare delle risposte, dobbiamo partire da quella che è la difficoltà industriale che stiamo affrontando. Si tratta di un'impresa che negli anni passati ha vissuto a fasi, almeno altre due fasi, di contrazione, di collo, di difficoltà dei propri affari e che si è sempre trasformata per venire incontro a quelle difficoltà. Bene, questo processo di trasformazione che ha fatto in modo che nella sua storia industriale Seiko aveva ritrovato la possibilità e la capacità di risollevarsi, oggi si trova minacciata. Si trova minacciata perché nella grande trasformazione che avviene all'interno del segmento di mercato delle macchine di caffè, avviene una trasformazione che quell'azienda non è in grado di intercettare per un errore di gestione, di direzione aziendale, del proprietario e dell'investitore. Avviene una trasformazione che tutti conosciamo nella nostra vita quotidiana. È una trasformazione tecnologica in realtà molto semplice che passa per l'utilizzo delle macchine da caffè con le capsule. Trasformazione semplice, o all'apparenza semplice, che però non viene intercettata e che non intercettando ti fa in modo che quella capacità produttiva, che quel processo produttivo non sia in grado di affiancarsi, di affrontare l'evoluzione del mercato. Quell'errore di politica industriale, o per meglio dire di scelta industriale, oggi ricade sui lavoratori. Ora intendiamoci, non c'è nulla di nuovo in questa dinamica. Noi sappiamo che tutti gli errori, tutte le scelte industriali che non avvengono, avvengono tardivamente o avvengono in maniera sbagliata, si ricadono sempre sui lavoratori, ma è la responsabilità della politica fare in modo che quando quegli errori si materializzino, ebbene sì, noi siamo in grado di affrontare, di fare in modo che quegli errori vengano corretti. Possiamo correggerlo in due modi. Possiamo correggerlo facendo una operazione, facendo in modo che attraverso l'impegno dei diversi livelli di governo che ci coinvolgono, attraverso una movimentazione delle risorse che sono destinate alla risoluzione delle crisi aziendali, effettivamente l'impresa sia in grado di correggere il proprio errore, correggere quella difficoltà a intraprendere, ad affrontare il cambiamento tecnologico che è avvenuto nel mercato di riferimento. Possiamo farlo attivando appunto tutte le scelte, tutti i livelli di governo necessari, possiamo farlo però chiedendo naturalmente una presa di responsabilità da parte della proprietà che è naturalmente l'investitore di riferimento. Questo è esattamente quello che il governo ha fatto. Nei due incontri che sono avvenuti, della proprietà e poi dell'azionista di riferimento, di Philips, al Ministero dello Sviluppo Economico, il discorso che è stato impostato è stato esattamente un discorso di trasformazione industriale. Se voi ci pensate, è lo stesso tipo di atteggiamento che il governo ha in generale di fronte a crisi aziendali e che ha già praticato, per esempio nel caso tanto dibattuto di Electrolux, dove la domanda nel punto di partenza era esattamente simile a quello che affrontiamo oggi con Seiko. In quel caso, se volete, la situazione era ancora più drammatica. In quel caso avevamo la proprietà di riferimento che minacciava non una riduzione sensibile del numero di lavoratori, ma la chiusura di alcuni impianti con una conseguente riduzione dell'occupazione e la cancellazione di intere linee produttive del nostro territorio. Questo era il punto di partenza nel caso di Electrolux, come oggi è il punto di partenza con Seiko. In quell'occasione, dopo i contatti iniziali, quello che è stato il ruolo del governo è stato l'unico ruolo possibile in questa situazione, che è quello di riconoscere se con la proprietà quale può essere il modo per recuperare il tempo perduto. Di questo si tratta. Una trasformazione è avvenuta, così è avvenuta nel mercato del bianco, degli elettrodomestici del bianco, e Electrolux non ha risposto a quella trasformazione, così è avvenuta nel mercato delle macchine di caffè con Seiko e Seiko non l'ha ingaggiata, ha perso il tempo necessario.
per recuperare tempo ci vogliono risorse, e per recuperare, però quelle risorse non possono essere date se non c'è un progetto industriale, se non portiamo l'azienda su un percorso di investimenti che faccia, che generi quella trasformazione produttiva, quella trasformazione tecnologica che oggi non è arrivata. Ora, certo, se io sto alla lettera di questi primi incontri che la SAECO ha avuto col governo, dovrei avere un certo pessimismo sulla capacità di gestire e di risolvere questa crisi. Però, proprio per quella che è la storia precedente di questi ultimi mesi, noi sappiamo che l'inizio è sempre durissimo, l'inizio è sempre molto difficoltoso. Perché l'inizio, capite, all'inizio è difficile portare la proprietà a riconoscere che ha commesso degli errori di gestione, degli errori di trasformazione industriale, non perché mancavano le risorse, ma perché mancava la capacità di direzione. Eppure il riconoscimento di quegli errori è il punto di partenza su cui bisogna portarli. Quel riconoscimento è il punto di partenza che permette alla proprietà di cambiare atteggiamento, di conferire risorse, risorse a cui possiamo affiancare tutta quella operazione di investimento sulla capacità produttiva, competenza dei lavoratori, ristrutturazione industriale, per cui esattamente i fondi pubblici sono a disposizione. Questa è la strategia privilegiata. È quella che abbiamo già cercato di realizzare in tutti i contesti precedenti in cui le crisi aziendali sono state effettivamente risolte o per, mantenendo l'occupazione in questo paese. È valso per Electrolux, è lo stesso tema che si è visto nelle altre crisi. Dobbiamo però porci un problema, o se vogliamo, dobbiamo anche pensare a una strategia aggiuntiva. Dobbiamo pensare che certo, se io guardo alla storia più recente, ho ragione per essere più ottimista rispetto a quello che potrei pensare guardando agli episodi di cronaca corrente. Però devo pensare anche a qual è l'alternativa. Qual è una strategia alternativa se effettivamente non riusciamo a fare in modo che la proprietà porti il progetto di investimento e di trasformazione industriale a sé. Se questo non succede, che strumenti, che cosa possiamo fare? Qual è la scelta che sta a nostra disposizione? Qual è la strategia alternativa che sta a nostra disposizione? E qui noi dobbiamo farci carico di una responsabilità. La responsabilità di cui ci facciamo carico è quella di fare in modo che quei lavoratori che si vedono impossibilitati ad avere una prospettiva di mantenimento della loro posizione all'interno di SAECO, per quei lavoratori ci sia un'alternativa occupazionale. E per questo, capite, il nostro coinvolgimento e la nostra sfida diventa ancora più difficile. Diventa ancora più difficile perché a quel punto abbiamo, come istituzioni locali, ma anche come governo nazionale, avremo in SAECO il primo caso di crisi aziendale che si materializza a conclusione, dopo la conclusione della riforma del lavoro, con tutti gli strumenti della riforma del lavoro pienamente operativi, dagli strumenti naturalmente di gestione della crisi tradizionale, di cassa integrazione, agli strumenti più nuovi che conferiscono diritti soggettivi aggiuntivi ai lavoratori legati alle loro possibilità di ricollocazione, riprofessionalizzazione e ricollocamento lavorativo. Ora, è evidente a tutti noi che quello che lo sforzo dietro il quale siamo tutti è esattamente fare in modo di garantire la continuità aziendale di SAECO, per fare in modo che attraverso la sua trasformazione produttiva, attraverso un ciclo di investimenti, che possa effettivamente mantenere il lavoro lì dov'è. Però dobbiamo, nel momento in cui accettiamo questo, nel momento in cui il processo procede, avanza e effettivamente portiamo la proprietà lì dove deve stare a riflettere sul progetto di trasformazione industriale, dobbiamo anche attrezzarci al resto, dobbiamo anche attrezzarci alla possibilità che quello non vada in porto. Perché l'errore più grande che potremmo fare è nel riconoscimento che il rilancio industriale di SAECO non è possibile, illudere quei lavoratori che possono rimanere a un lavoro che in futuro non ci sarà. E questo sarebbe l'errore, e sarebbe forse non solo l'errore, ma forse il delitto peggiore che possiamo commettere
verso quei lavoratori, che sono la nostra prima priorità e sono il centro del nostro interesse. Lavoriamo quindi ovviamente in maniera tradizionale, con il pieno coinvolgimento di tutti i livelli di governo, tanto c'è la determinazione, già Luigi lo ricordava nella sua introduzione, col pieno coinvolgimento di tutti i livelli di governo, quello ce l'abbiamo già, diamolo per assodato. Il Partito Democratico compattamente, in ogni suo livello, è in campo per fare in modo che ci siano tutte le condizioni per il rilancio degli investimenti, della proprietà e la trasformazione produttiva di Saipem. Però, proprio perché i lavoratori vengono prima, o per meglio dire, vengono innanzitutto, davanti a tutto, dobbiamo preparare anche l'alternativa, dobbiamo preparare anche la possibilità che effettivamente a quei lavoratori sia assicurato comunque un futuro, speriamo tutti certo di dove stanno, ma comunque nel nostro territorio è comunque un futuro fatto di lavoro di qualità, lavoro che duri nel tempo, lavoro stabile. Vedete, questo impegno più profondo è secondo me la sfida politica più difficile, perché vuol dire cambiare il nostro un modo di gestire le crisi aziendali che abbiamo sempre avuto in questo paese. Certo, il nostro territorio abbiamo fatto in maniera più virtuosa che altrove, ma non dobbiamo correre il rischio di dopo aver perso il tempo che abbiamo perso, dopo aver minacciato il lavoro come abbiamo minacciato ora per quei lavoratori, di fare in modo che la loro incertezza, l'incertezza si mantenga ancora nel tempo e che quei lavoratori, dopo un periodo di sostegno, di strumenti, di ammortizzatori sociali, che effettivamente però non ha nessuna speranza, nessuna possibilità di assicurare un futuro, quei lavoratori si trovino nella peggiore delle condizioni possibili, lontani dal lavoro, astratti dal lavoro, staccati da una prospettiva di occupazione e ancora più lontani da una prospettiva di stabilità. Se siamo in grado di lavorare tanto alacremente sulla proprietà, su un piano industriale per Saipem, quanto saremo in grado di lavorare anche sulla possibilità di assicurare il futuro a quei lavoratori, comunque vada e comunque sia, allora potremo sfruttare questo dramma, questa crisi aziendale che colpisce in maniera così drammatica una parte del nostro territorio, non solamente per tutelare dei lavoratori, ma anche per affermare un principio di trasformazione e di gestione delle crisi e quindi di tutela del lavoro, che ha trovato molta difficoltà in questo paese in passato e che sicuramente è una difficoltà che è strutturale, che dobbiamo combattere in assoluto. Io mi fermerei qui. Al momento non c'è molto altro che possiamo dire. Il processo, dopo questi due incontri già avvenuti al Ministero dello Sviluppo Economico, parlo naturalmente di quelli avvenuti a livello di governo, perché so che dopo di me intervengono Palma e Stefano, che possono parlare dei contatti avvenuti a livello regionale. Mentre aspettiamo, posso dire che dopo questi due incontri già vediamo quella che è la positiva evoluzione dal primo passaggio, dalla durezza, forse anche non necessaria, del primo incontro. Vediamo effettivamente che sta emergendo una disponibilità da parte dell'azionista di riferimento a riconoscere i propri errori e naturalmente creare le basi per un rinnovamento produttivo e per un rinnovamento industriale che è fino ad oggi è stato ritardato. Quindi cogliamo questa occasione per segnalare naturalmente la nostra vicinanza, il nostro interesse, il nostro attaccamento, la nostra determinazione a risolvere questa crisi, ma riconosciamo che dovremo certamente in futuro avere altre occasioni per parlare di come questa crisi si evolverà e soprattutto di come verrà, speriamo tutti, risolta presto. Grazie Filippo. Prima di dare la parola all'assessore Costi, voglio ringraziare per l'adesione alla serata di questa sera la CGIL e la CISL. La CGIL ha fatto aderire
ha aderito a questa nostra convocazione attraverso un contributo scritto, visto una concomitanza con la loro riunione. Per la CISL presente la voglio ringraziare, Roberta Castronuovo, che interverrà nel dibattito. Inoltre voglio ringraziare i nostri rappresentanti istituzionali e politici che stasera sono al presidio in Saeco a Gaggio Montano per una diretta televisiva in cui ci si sta confrontando, e anche molti lavoratori che hanno aderito a questa nostra serata, che dovevano essere più presenti, sono lì e stanno in qualche modo combattendo. A loro va la nostra solidarietà, il nostro abbraccio e il nostro applauso più forte. E do la parola a Palma Costi, assessore alle attività produttive della Regione Emilia-Romagna. Grazie mille, grazie di questo invito. Devo dire che sono molto contenta che il Partito Democratico a Bologna abbia ritenuto di dedicare una direzione rispetto al tema della crisi della Saeco. Lo dico da assessore che dal 26 di gennaio del 2015 sta affrontando parecchi tavoli di crisi, alcune riguardano anche Bologna, e non nascondo che, a parte un rapporto molto stretto con le istituzioni, e qui io voglio ringraziare in modo principale tutti i sindaci, ma anche i presidenti delle province già trasformate, oltre alle organizzazioni sindacali e le associazioni, diciamo che insomma io ho sentito un pochettino questa mancanza del mio partito che torni ad affrontare, come si sta facendo questa sera, un caso preciso e puntuale dove dirò quello che penso, ma credo che ci deve permettere di fare anche qualche valutazione un pochettino più larga e soprattutto anche di strategia. Quindi doppiamente grazie. Allora, io parto dal tema della Saeco. Adesso in larga parte tralascio le cose perché poi le ha già dette insomma Filippo rispetto a quello che è successo. Però io dico questo, in questa regione non può succedere quello che sta succedendo alla Saeco. L'abbiamo visto e abbiamo affrontato anche tanti altri casi, cioè nel senso che non è il primo caso che noi affrontiamo, però credo che la Saeco abbia quelle caratteristiche che diceva prima Filippo nel suo intervento. Ci sono stati, almeno da quello che abbiamo potuto conoscere e voglio dire approfondire, ci sono state oggettivamente, in parte probabilmente, degli errori di gestione, però io mi permetto di dire ci sono state delle scelte di trasportare o comunque di spostare delle produzioni che erano all'interno, voglio dire, di un accordo che era stato fatto rispetto alla concentrazione in un unico stabilimento. Quindi c'è un percorso dove i lavoratori, le istituzioni, i sindacati hanno aderito, e dove alla fine di questo percorso l'obiettivo era quello di mantenere diciamo una parte della produzione che era quella di più alta gamma, voglio dire, rispetto al territorio nostro. Questo non è avvenuto perché, al di là di quello che loro dicono, comunque probabilmente una parte, voglio dire, del lavoro, io dico probabilmente, ma una parte del lavoro che doveva essere svolto qui, e io non sono una di quelle che sta facendo il discorso della lotta tra poveri, cioè voglio dire tra noi e la Romania, perché sono lavoratori quelli come sono lavoratori nostri. Però è vero, voglio dire, che questo impegno che era stato preso, mi pare di poter dire che oggi d'amblè, poi adducendo chiaramente le motivazioni che hanno addotto, le hanno presentate, io non metto mica in discussione, cioè voglio dire, però insomma c'è stata una volontà precisa, credo, di comunque spostare una parte della produzione o di non farla, voglio dire, nel nostro stabilimento. Allora, su questo io credo che il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di continuare quello che abbiamo iniziato. Noi abbiamo detto che non possiamo accettare quel tipo di ristrutturazione che loro, voglio dire, hanno proposto, per una serie di motivi, perché certamente siamo in montagna, è una parte della montagna che ha subito già una particolare perdita di lavoro nel passato per una serie di altre vicende, ma soprattutto perché crediamo che una multinazionale come la Philips possa trovare o nell'attuale produzione o in altri tipi di produzione, comunque ad alto valore aggiunto, come chiamano loro, eccetera, la possibilità di utilizzare lo stabilimento nostro, voglio dire, di Gaggio Montano. Questo è quello che stiamo cercando di fare con il ministro Guidi, che devo dire ringrazio,
perché l'incontro, chi c'era, non so se c'era qualche sindacalista o RSU presente all'incontro a Roma, non è stato semplicissimo, insomma, così come probabilmente non saranno semplicissimi gli incontri che sta facendo la ministra Guidi. Io credo che non la risolveremo in pochissimo tempo, anche questo teniamo via, cioè, voglio dire, il tempo è comunque un elemento necessario rispetto a confronti e a trattative, perché sono vere trattative che oggi sono in atto, ma io mi auguro e lavorerò e lavoreremo, Bonaccini l'ha detto anche oggi, lavoreremo perché la Saeco mantenga i posti di lavoro che oggi ha. Abbiamo già detto che cercheremo di mettere in campo le risorse che il governo ha, metteremo in campo delle risorse anche come regione, l'abbiamo già fatto per altre esperienze, però l'obiettivo di oggi non può essere che quello di dire noi dobbiamo mantenere lo stabilimento che c'è, poi può cambiare un attimo la produzione, questo non succede niente, abbiamo i soldi per la formazione professionale, si possono fare, voglio dire, operazioni, ma i lavoratori che vengono dichiarati in esubero non possono essere in esubero, punto. Oggi noi non ci muoviamo come regione da questo tipo di posizione. Devo dire che l'abbiamo detto al tavolo del 2 di dicembre quando abbiamo incontrato il primo tavolo regionale, perché poi siamo passati successivamente al tavolo nazionale, l'abbiamo detto in quel tavolo, l'ho detto io esplicitamente, l'abbiamo ripetuto perché l'ha detto il ministro Guidi e l'ho ridetto anch'io al tavolo nazionale, questa è la posizione e chiuso, cioè non credo che ci siano altre possibilità. Poi la vicenda Saeco, come la vicenda invece di altri soggetti multinazionali che noi abbiamo in Italia, io credo invece che ci debba fare far fare un ragionamento ulteriore, lo pongo perché ho anche l'occasione di dire che c'è Filippo. Allora, l'Italia è fatta di piccolissime imprese, a volte microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e anche di multinazionali, cioè di grandi imprese, una parte di multinazionali. Allora io credo che sia ora di pensare delle politiche industriali che siano in grado di cogliere la diversità che noi abbiamo. L'abbiamo detto oggi abbiamo fatto il rapporto Unione Camera e come regione ci siamo posti, stiamo facendo delle politiche che possono essere, che devono essere diversificate rispetto al tipo di impresa che noi abbiamo. Se sono piccole imprese, visto che non abbiamo, che non è vero che le piccole imprese non reggono il mercato, insomma, va bene, ci sono una serie di, io credo che bisogna che usciamo anche da tutti questi schemi, ci sono piccole imprese che hanno lavori di nicchia, sono bravissime, sono internazionalizzate, prendono dei soldi, sanno brevettare, sanno anche fare ricerca. Poi è vero che il piccolo oggi, quindi il tema è di come noi costruiamo aggregazione, come noi costruiamo reti, come noi costruiamo filiere, e queste sono politiche che servono per le piccole imprese. Noi abbiamo però ormai in questo paese, in Emilia Romagna, le multinazionali. Allora io credo che sia il momento di mettere in atto delle politiche o fare dei ragionamenti, adesso voglio dire si può anche fare, che siano in grado di comprendere come noi riusciamo a trattenere e a far rinnovare in continuo le multinazionali rispetto al nostro, voglio dire, territorio, dico regionale, ma sto pensando al sistema paese. E allora su questo noi abbiamo degli elementi di svantaggio, ne metto sul piatto qualcuno, volete che parliamo di energia? Però bisogna che noi mettiamo in campo delle politiche energetiche a livello nazionale che permettano oggettivamente di recuperare i gap che noi abbiamo, i trasporti, la digitalizzazione. Ci sono dei temi sui quali veniamo misurati anche dalle multinazionali. Allora credo che questo governo abbia iniziato a mettere in campo delle politiche, l'agenda digitale, il tema, voglio dire, piano energetico, insomma, eccetera. Credo però che dobbiamo assolutamente accelerare, non ci possiamo, il tempo, guardate, oggi è fondamentale perché comunque le multinazionali sono velocissime nel prendere delle scelte, anche perché i mercati ormai sono molto veloci, voglio dire, a cambiare. E allora noi abbiamo bisogno, rispetto al tema delle multinazionali, di fare una ragionata molto profonda e di mettere in campo quegli strumenti in modo più celere e più veloce rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Il secondo tema non è l'unica, la Saeco, che io sto affrontando dal punto di vista, voglio dire, delle crisi singole, quindi c'è un tema di sistema. Io credo che anche rispetto a come si affrontano le crisi delle multinazionali bisogna che riusciamo a fare anche qui
una proposta o un progetto che vada al di là del caso singolo, in modo tale, perché altrimenti ogni volta l'Electrolux l'abbiamo, voglio dire, trattato in un modo, poi potrei citare tante altre multinazionali che un'altra l'abbiamo fatta e l'abbiamo risolta localmente, quell'altra si è aperta ieri, vedremo come la risolviamo. Però noi abbiamo bisogno di capire in questo paese, rispetto al tema delle multinazionali, quando si aprono crisi come queste, quali sono tutti gli strumenti che noi possiamo mettere in campo per dare delle risposte immediate, veloci e anche, come si dice, molto di impatto, con un obiettivo unico, quello di mantenere l'unità produttiva, chiaramente l'occupazione e semmai in questo binomio fare anche in modo che queste siano imprese che possano accelerare, voglio dire, l'innovazione o la ricerca, comunque le proprie capacità produttive e semmai costruire ulteriori posti di lavoro. Io lo dico perché alcuni esempi positivi li abbiamo avuti, per quello che voglio lanciare anche un po' un messaggio anche di speranza. Io questa mattina non ho chiuso un'azienda, l'abbiamo riaperta, con la vicenda della Cale. La Cale è un'azienda esattamente collocata in una zona montana ceramica, della zona montana del Parmense. Fine maggio, telefono, arriva l'amministratore delegato di Cale Italia, azienda turca, ceramico, e dice che entro una settimana avrebbero licenziato i 97 dipendenti che avevano. Ci siamo attivati immediatamente, noi, l'onorevole De Micheli, abbiamo telefonato all'ambasciatore in Turchia, abbiamo fatto tutto quello che si poteva. Questa mattina l'azienda è stata acquistata da un gruppo italiano, quindi anche questo è un altro tema che noi dobbiamo iniziare a capire come sosteniamo, da un gruppo italiano, un gruppo ceramico, il sistema di Fiorano Modenese, che non solo ha riassunto i 97 dipendenti, ha anche deciso di fare un grande investimento in quel sito per sviluppare ulteriormente ricerca, innovazione, produzione e occupazione. Questo è un altro elemento che noi dobbiamo prendere in considerazione. Questa esperienza mi dice: ma noi riusciamo, rispetto, voglio dire, anche a situazioni, non tengo Saeco in questo momento, ma ne abbiamo delle altre. Se volete che apriamo il tema delle costruzioni, volete che lo apriamo, ma perché ce le ho tutte sul tavolo lì, quindi non so più da che parte prenderle. Allora, io credo che ci sia bisogno anche qui di capire quali leve mettiamo in campo rispetto al fatto che alcune crisi possano essere superate e recuperate con processi di reindustrializzazione guidati da imprese italiane. Cos'è che dobbiamo mettere in campo? Ma non in modo episodico, in un modo continuativo e anche in un modo, voglio dire, sistemico. E questo per quanto riguarda le crisi. Ci sto lavorando, non lo pongo semplicemente a quelli a voi, cioè è un lavoro che sto facendo, mi sto interrogando in continuazione su che cos'è che possiamo mettere in campo come strategie e con azioni, soldi, voglio dire, e tutto ciò che è necessario per vedere di affrontare questi tre temi come vi ho detto. L'altra cosa che abbiamo bisogno assolutamente di mettere in atto, e su qua anche qui riprendo un pezzo del discorso che faceva Filippo, ma non tanto per Saeco, perché Saeco per me deve mantenere i posti di lavoro che ha oggi, ma perché parliamo comunque di una regione, ma in questo caso di una parte del territorio, che i posti di lavoro li ha già persi, quindi noi abbiamo già una diminuzione, voglio dire, di posti di lavoro. Allora il tema è che stiamo affrontando che affronteremo in modo preciso e specifico con la conferenza sulla montagna, è quella di capire come noi riusciamo a far diventare il nostro territorio montano un territorio che riesce a mantenere il manifatturiero che oggi ha, perché noi bisogna che lavoriamo per mantenerlo, non è che possiamo permetterci di perdere dei pezzi. Riusciamo a sviluppare tutto ciò che è possibile, voglio dire, altri settori legati sempre al manifatturiero, ma nello stesso tempo iniziamo a pensare anche quali altri tipi di attività possono essere sviluppate in sistemi come quelli del nostro Appennino, facendo nascere nuove imprese, perché l'altra cosa che noi ci dobbiamo mettere nella testa è che delle imprese ne abbiamo perse, dei posti di lavoro ne abbiamo persi. Se vogliamo, voglio dire, creare occupazione, come abbiamo detto col patto con il lavoro, l'obiettivo nostro è quello di far nascere delle nuove imprese.
E questo è l'altro grande tema che noi abbiamo, e come regione dedicheremo il 2016 a mettere idee, confronti, chiameremo tutti a discutere su questa parte rispetto alla montagna, programmi e risorse per fare in modo che l'Appennino e tutto il nostro territorio montano sia una risorsa e non sia un problema, perché il nostro Appennino è una risorsa per tutti. A me è piaciuto quando Zacchironi al tavolo provinciale, adesso è il delegato dal sindaco Merola per trattare le crisi, ha detto la crisi di Saeco non è la crisi dell'Appennino, tocca l'economia di Bologna, è la crisi della città di Bologna. Ma è giusto così, perché l'Appennino è un bene di tutti, e se funziona l'Appennino dal punto di vista, voglio dire, della vivibilità dei cittadini, funziona tutto, funziona anche, voglio dire, a valle, se funziona a monte, funziona anche a valle. Questo è l'altro grosso impegno che noi dobbiamo prendere, che come regione abbiamo intenzione di portare fino in fondo, ma anche qui sono tutte sfide che si vincono se, come sul patto per il lavoro, ci stiamo tutti e ognuno fa la propria parte, gli amministratori locali, noi come la regione, le province per la parte che hanno, le organizzazioni sindacali, le parti datoriali, il partito che è fondamentale in questi processi, perché credo che sia importante per costruire delle strategie condivise sulle quali poi noi amministratori o i parlamentari possono costruire le leggi o le proposte necessarie a risolvere i problemi. E quindi questo, diciamo, è il percorso che noi ci aspetta. Dopodiché è un percorso non breve, l'ho detto, non sarà breve il percorso della Saeco. Cale è partita a maggio, l'abbiamo risolto adesso, per cui anche qui credo che dobbiamo essere tutti molto realisti, però insomma io credo che in questa regione ci siano le capacità, le volontà e soprattutto ci sia la filiera anche con il governo per portare a casa questa risposta, ma soprattutto per portare a casa anche quel sistema che ho cercato di illustrare, che è indispensabile per prevenire delle altre crisi, perché altrimenti rischiamo di essere inermi rispetto a crisi che si succedono. Grazie. Grazie mille Assessore Costi. Stefano Caliandro, capogruppo del Partito Democratico, Assemblea Legislativa. Buonasera. La direzione di questa sera ha una caratteristica singolare. Ci vede per la prima volta intervenire in maniera verticale su una tragedia che sta colpendo una parte del nostro territorio. Si tratta infatti della prima esperienza di discussione corale che il Partito Democratico di Bologna ha avviato su un tema che cambia la pelle e le relazioni delle persone. Per questo motivo reputo di grande importanza offrirvi un contributo che per forza di cose deve viaggiare a metà tra l'esperienza politica e quella professionale. Devo dirvi anche che esiste una modalità attraverso la quale ci si parametra e ci si relaziona con i diritti delle persone, che credo che in situazioni come queste non permetta la speculazione politica. Lo dico perché molti di voi sanno che ho idee non sempre coincidenti, evidentemente neanche con quelle del partito nel quale milito rispetto alle politiche industriali, rispetto alle politiche del lavoro, però non credo che occasioni come queste siano le occasioni nelle quali bisogna offrire le diversità di vedute, ma come diceva prima Filippo, sono le occasioni in cui bisogna dare delle soluzioni o quantomeno provare ad affrontarle, ed è il senso di responsabilità con quale mi sarei aspettato anche in queste ore dalle persone che sono intervenute, evidentemente non qui questa sera, un atteggiamento di sobrietà rispetto all'utilizzo delle parole e rispetto all'utilizzo anche della strategia per risolvere i problemi. Devo dire che da avvocato non v'è dubbio che l'impostazione che avrei dato se fossi stato il rappresentante legale dell'azienda sarebbe stata certamente l'applicazione del contratto. Nelle aule dei tribunali evidentemente si porta l'applicazione del contratto, e tanto Filippo quanto Palma vi hanno esposto qual è la grande soglia di imbarazzo, ovvero quando Filippo dice il fallimento della politica industriale dell'azienda,
e della sua strategia che ha messo in piedi, non dice né più né meno che il fatto che abbia disatteso l'impegno che aveva preso per la gestione di un'impresa che aveva ereditato. Quindi, diciamo, il leitmotiv di questa situazione è che, se è vero che quando subentra Saeco nella vicenda, quando subentra Philips nella vicenda Saeco, si fa carico di alcuni debiti, e questa è la fotografia di quello che accade, e si impegna poi quindi a sviluppare delle linee di prodotto di alta qualità, è anche vero che questo impegno poi successivamente è stato disatteso. E allora, forse sì, questo è il paradigma della situazione in cui ci troviamo a discutere in questi anni, di quella che viene definita delocalizzazione, ma altro non è che la concorrenza tra territori, che manifesta degli aspetti di cannibalismo industriale che diventa poi cannibalismo dei diritti. Perché vedete, è evidente che se un posto di lavoro lo porto via dall'Appennino bolognese e lo distribuisco in un'altra parte dell'Europa, ci saranno delle persone che lavorano a discapito di altre che le perdono. Ma non può diventare questo il mercato del lavoro. Questa è macelleria, non è mercato del lavoro. Questo significa andare oltre ogni forma di diritto. Allora, vedete, per tanti anni mi sono occupato di quella che è la responsabilità sociale dell'impresa. L'impresa responsabile non è un fenomeno che abbiamo soltanto nella nostra Costituzione, esiste anche nel paradigma europeo. E quindi ti aspetti, quando ti confronti con delle multinazionali come Philips, che questa etica industriale esista, tanto più che in virtù di quell'etica industriale esistono delle agevolazioni fiscali, esistono degli incentivi normativi comunitari e nazionali intorno ai quali si costituisce una comunità di diritti. Il diritto sociale, quello che abbiamo nella Costituzione europea, è questo. Allora, il motivo per il quale io credo che noi, come città metropolitana, come Regione Emilia-Romagna, come governo, abbiamo segnato un punto importante che vorrei che fosse apprezzato anche da coloro i quali lo apprezzano di meno, e che abbiamo riportato al centro della discussione non chi si mette la medaglietta della Saeco, ma che le politiche industriali hanno un senso e non appartengono ai partiti politici e neanche ai governi, ma appartengono ad una comunità più vasta. Questa comunità più vasta in questi giorni si è trovata evidentemente a discutere in una maniera in cui non eravamo abituati a discutere. Vedete, quando in Consiglio regionale ho proposto che si discutesse un tema, cambiando un po' l'organigramma e la modalità del nostro Consiglio di discutere quel tema, cambiando l'ordine del giorno del Consiglio e proponendo un ordine del giorno condiviso a tutti i capigruppo, questo ha raccolto la sensibilità di tutti, dalla destra alla sinistra, compresi i grillini, diciamo. Perché? Perché c'è una comunità. E oggi, quando è stato affrontato, io condivido pienamente gli interventi che mi hanno preceduto, il tema dell'Appennino, si è richiamato quella che è stata una felice espressione di Virginio Merola rispetto al concetto della città metropolitana e di come la città metropolitana si confronta con un pezzo di una sua dislocazione territoriale. Allora il punto è: ci poniamo degli obiettivi, ci poniamo delle soluzioni. Filippo prima lo diceva quasi come un tono di sfida con noi stessi. Io credo che questo fallimento, come tutti i fallimenti, debba far riflettere sotto due punti di vista. Il primo: cosa è diventata la sinistra in questo paese? Tanto tempo fa, tanti anni fa, quando eravamo tutti molto più giovani, all'inizio della discussione sui temi di globalizzazione intorno ai quali tanti di noi si sono fatti le ossa, alcune delle persone che in questi giorni si stanno organizzando per manifestare dei cartelli politici programmatici antagonisti rispetto a quello che è la cornice del Partito Democratico, avevano delle posizioni molto massimaliste e altre invece avevano delle posizioni più moderate. Oggi ci troviamo non a discutere di quale globalizzazione vogliamo e quindi che cos'è la delocalizzazione, ma ci troviamo a discutere di quale politica industriale vogliamo per questo paese. Io non credo, e lo dico con molta franchezza, che non si vinca questa battaglia né con gli espropri né con la battaglia dura e pura senza una strategia. La sinistra, la politica, non può essere velleitaria.
ha il dovere di tenere la barra su 243 anime che chiedono di non essere lasciate da sole. Come perseguiamo questo obiettivo? Io ho avuto modo di fare delle proposte con le quali non ho aggiunto nulla rispetto a quello che in realtà è stato detto anche questa sera. E ho pensato, e penso tuttora, che discutere di piano industriale di rilancio e di riqualificazione in un momento come questo imponga a tutti uno scatto in avanti e non indietro. Allora vi dico questo, ci deve essere una parte del governo che fa la sua parte, non c'è dubbio, ma che evidentemente, lo diceva prima Filippo, non può permettersi di stanziare delle risorse a fondo perduto, non può permettersi neanche di pensare che la trasformazione produttiva che offriamo al distretto industriale dell'Appennino sia temporanea, occorre una strategia. Cosa ci possiamo mettere in campo? Ci possiamo mettere quello che Palmacossi aveva prima accennato, cioè la volontà di creare attraverso gli strumenti, penso all'Agenzia Regionale per il Lavoro, penso a quelli che sono gli strumenti di cui ci stiamo dotando in questi giorni, per cercare di ricollocare e riprofessionalizzare le persone. Ma come avviene questo passaggio? Non avviene sulla mera dichiarazione, occorre che ci siano gli attori sociali, occorrono l'unità sindacale e un datore di lavoro responsabile. Tutti gli accordi che hanno permesso di uscire dalla crisi e dalle crisi, avete citato l'Electrolux, mi viene in mente la Indesit, mi potrebbero venire in mente tanti altri esempi, anche di anni precedenti evidentemente a questa vicenda, si sono sempre risolti non attraverso atteggiamenti da leguleri, non nelle aule dei tribunali e non neanche con le serrate, ma attraverso un atteggiamento responsabile delle parti sociali. E quando si intende questa modalità, si intende il senso di responsabilità di chi rappresenta i lavoratori, di chi rappresenta l'azienda e della politica. Questa concertazione che propongo, che penso che sia lo strumento con cui dobbiamo relazionarci, evidentemente viene interpretata a seconda che l'impostazione sia liberale o socialdemocratica, contrapponendo dei modelli. Io vi propongo quella che è la linea riformista, la linea di sinistra, chiamatela come vi pare. Non occorre fare laboratorio dei prepensionamenti e non occorre neanche cercare la corsa all'incentivo alle dimissioni. Io credo che occorra in realtà coordinare ricerca e innovazione con dei finanziamenti agevolati. Credo che occorra anche utilizzare dei contratti di solidarietà con delle riduzioni di orario di lavoro, con la possibilità di una turnazione tra le persone e anche attraverso l'intervento sulle modalità con le quali tutti fanno la loro rappresentanza. Per capirci, in Electrolux i permessi sindacali, la riduzione delle pause sono stati oggetto di negoziazione perché i sindacati hanno percepito la necessità di mettere in campo qualcosa che apparteneva al loro costituzionale diritto, perché si rendevano conto di qual era l'obiettivo. In queste ore invece è capitato di sentire o di leggere che questo sarebbe un atteggiamento che è un atteggiamento responsabile. Ora io capisco la discussione necessariamente di parte, ma in questo momento non siamo noi contro la nostra sinistra antagonista, in questo momento sono 243 famiglie che ci chiedono di intervenire e possibilmente neanche di prenderci per i fondelli pubblicamente. Allora rispetto a questa possibilità faccio una proposta che potrebbe essere, non lo so, io non ho frequentazioni con il governo come Filippo, però mi è venuto in mente che in Francia recentemente è stata approvata una normativa che incoraggia la ricollocazione in Italia dei siti produttivi. Cioè si dice alle aziende che investono all'estero, venite ad investire da noi, vi creiamo le condizioni per investire, perché se investite nel nostro territorio noi vi daremo delle agevolazioni. Penso che potremmo fare, come Regione Emilia-Romagna, come diceva Palma, e come governo, una modalità di trattativa che sta all'interno della concorrenza legittima europea, cioè non è che andiamo fuori dalle regole di libera concorrenza, ma che ci potrebbe dare la possibilità di riqualificare, ricollocare, ma allo stesso tempo rendere appetibili alcune zone. È evidente, se guardate la fotografia
distretti industriali di questo paese, che ci sono delle zone del nostro paese in più grande sofferenza. È inevitabile che sia così. Se voi avete modo di raccogliere il dato della produttività o il dato della ricchezza di questo paese, vi accorgerete di quanto è cambiato negli ultimi 15 anni la capacità di reddito dei cittadini. C'è stato, diciamo, all'inizio del 2000, una parificazione quasi degli stipendi tra il nord, il centro e il sud del paese, nel senso che chiaramente il nord è sempre stato una locomotiva, ma aveva un reddito medio praticamente che divergeva di poco. Oggi ci sono zone come l'Emilia Romagna che sono completamente diverse dal mezzogiorno di questo paese, che si avvicina alla Grecia. Allora non possiamo pensare che ripensare la politica industriale del paese non sia anche non ripensare degli strumenti di incentivazione e di essere, passatemi il termine, più sexy. Noi abbiamo la necessità di attrarre. Cosa attraiamo? Possiamo attrarre con le filiere, non c'è dubbio. Quello che diceva prima Palma, secondo me, quello dell'energia, dei trasporti, della digitalizzazione, è un tema di politica industriale che in questo paese sono anni che viene annunciato e mai realizzato. Noi possiamo fare la nostra parte, non c'è dubbio, ma abbiamo anche la necessità di pensare che l'indotto che è fallito nel nostro territorio non è un indotto che è fallito a caso, perché chi è solo, chi è un piccolo artigiano e vive soltanto dagli effetti, per esempio, della Saeco, non resisterà a questa crisi, perché non fa parte di una filiera che può essere recuperata. Occorre investire diversamente. Allora occorre pensare alla Saeco come un'occasione in cui noi ripensiamo non solo alla Saeco, ma tutto il nostro Appennino. Come ripensiamo alla DEM, come ripensiamo alle Terme di Porretta, all'Arcotronics e come ripensiamo in generale a quel modello e a quel sistema industriale. Noi dobbiamo evidentemente comprendere che se è vero che Saeco è stata una delle aziende che ha avuto una quota di mercato del 30% a livello europeo, che ha saputo fare delle scelte in un certo momento della sua vita industriale, è anche vero che il momento della sconfitta, il momento dell'esubero, il momento del licenziamento è il momento nel quale noi ci giochiamo la nostra partita. Allora mi piacerebbe discutere con i nuovi strumenti e con la concertazione che rimane comunque in piedi di come sindacati, governo e regione possono mettere in piedi una strategia che sia realmente innovativa, ma per questo occorre molta umiltà e rispetto per le persone. Grazie Stefano. La parola adesso a Roberta Castronuovo della Segreteria Metropolitana della CISL. Promossa con... no, solo della Segreteria dei Metalmeccanici della CISL. Allora, intanto vi ringrazio di aver chiamato la mia organizzazione sindacale a parlare della Saeco. La Saeco sta diventando un simbolo che per la nostra organizzazione è un simbolo importante, perché in realtà in Saeco, come gli interventi che mi hanno preceduto hanno sottolineato bene, quindi non lo riprendo, è il simbolo un po' dell'atteggiamento delle multinazionali. Prima si parlava di anche altre crisi, delle aziende medio-piccole, degli artigiani, eccetera, però la situazione, le crisi che vengono create dalle multinazionali sono sicuramente delle crisi diverse, perché prima si parlava di un errore di politica industriale. Noi, se guardiamo la storia della Saeco, non è solo un errore di politica industriale, ma anche una strategia abbastanza studiata, nel senso che se guardiamo i numeri, in realtà le macchine vengono vendute. È che c'era un accordo sindacale che prevedeva che certi tipi di macchine dovevano essere prodotte a Gaggio Montano, e invece i risultati ci dicono che vengono prodotte, ma vengono prodotte in Romania. Quindi, come organizzazioni sindacali, noi stiamo sostenendo che questa non è un semplice calo di volume, forse c'è anche stato un calo di volume,
però in realtà è stata una strategia più o meno studiata di prendere le competenze, il mercato e spostare la produzione dove effettivamente è economicamente più conveniente. Perché è un simbolo la Saeco? È un simbolo perché il motto dell'azienda è rendere sostenibile e competitivo uno stabilimento attraverso 243 esuberi su 558 dipendenti, perché non bisogna neanche mai dimenticare che il numero degli esuberi va rapportato al numero dei dipendenti. Come fa a essere sostenibile e competitivo uno stabilimento con più o meno il 50% dei tagli? Vuol dire che ci sono il 50% delle competenze che non servono? Sinceramente, la mia esperienza sindacale, che è di quasi 15 anni, mi insegna che quando si tagliano le competenze il rischio è che poi non si riesca a fare ripartire e bisogna vedere se non è proprio questo l'obiettivo che si vuole raggiungere. Prima si parlava anche di responsabilità. Le organizzazioni sindacali in Saeco sono state estremamente responsabili. Nel 2015, quindi quest'anno, sono passati mesi, ma solo perché siamo alla fine dell'anno, sono stati fatti degli accordi sull'assenteismo e la qualità. Due temi che noi a livello sindacale sentiamo praticamente tutti i giorni sui tavoli delle trattative sindacali, sia nelle aziende che vanno benissimo. Ieri in un'azienda importante del nostro territorio, multinazionale italiana, ci hanno annunciato ulteriori assunzioni dopo che quest'anno sono stati stabilizzati 40 dipendenti e altri 40 sono entrati come interinali, quindi notizie positive. Ma anche su quel tavolo ci hanno posto il problema dell'assenteismo e della qualità. E le organizzazioni sindacali hanno anche in quel caso condiviso un piano per migliorare la qualità del prodotto e ridurre l'assenteismo. Il problema qual è? Il problema è, se si fanno questi accordi, chi mantiene gli impegni presi? Perché in Saeco non sono stati mantenuti gli impegni, nonostante gli obiettivi di qualità e di assenteismo siano stati raggiunti. Quindi le macchine da produrre ci sono, l'assenteismo l'abbiamo ridotto, la qualità l'abbiamo raggiunta. Noi siamo stakeholder, i lavoratori dipendenti sono portatori di interesse, prima si parlava di responsabilità sociale, noi siamo portatori di interesse all'interno dell'azienda. Però come mai quando vengono fatti, assunti impegni, i piani industriali vengono meno? Quindi noi assumiamo le responsabilità. Ci assumiamo queste responsabilità. Qua non si è parlato mai del grande impegno che le organizzazioni sindacali hanno preso per mantenere il lavoro in Italia da parte di Fiat, FC Auto, l'azienda di cui parlavo prima, 80 posti di lavoro, parlo della Magneti Marelli di Bologna, solo quella di Crevalcore, perché in realtà Bologna ha stabilizzato ulteriori lavoratori, quindi, e li abbiamo portati con gli impegni sindacali. Però i piani industriali noi ci mettiamo la nostra parte, le aziende molto spesso, devo dire quasi sempre, si dimenticano che cosa hanno scritto sulla carta e fanno esattamente il contrario. Quindi qua c'è un tema, secondo me, che la Saeco è un simbolo, però visto che sto parlando con dei politici, quindi non con dei sindacalisti, opportunità di cui vi ringrazio, il tema è chi decide che cosa, perché noi molto spesso abbiamo degli interlocutori nelle trattative sindacali che non hanno in realtà nessun potere decisionale. In Saeco molti sono andati via quando hanno capito che gli impegni che loro stessi si erano assunti non sarebbero stati rispettati. Gli impegni vengono presi attraverso un piano industriale che non ha alcun valore legale. Se cambia il mercato automaticamente, e a volte anche se non cambia, ma cambiano le strategie, i piani industriali possono essere disattesi senza alcun problema. La Saeco è un simbolo perché è in una parte del territorio dell'area metropolitana bolognese che ha già perso
centinaia di posti di lavoro. Noi in questi mesi abbiamo affrontato, stiamo affrontando la crisi della Saeco e la crisi della DEM. Perché quando la manifestazione è partita da Gaggiomontano per arrivare a Porretta, i negozianti per la prima volta hanno chiuso le serrande in segno di lutto? Non l'hanno capito, l'hanno fatto in maniera spontanea, ma è un lutto. Perché quando in una parte del territorio come quella così complicata, perché è inutile che ci nascondiamo, ci sono dei problemi, perché poi queste cose a me mi appassionano molto, ci sono dei problemi, la Stampi Group, io non so se la sta affrontando lei, che fa parte del gruppo Arcotronics, anche lì ci stanno chiudendo lo stabilimento perché ci dicono non è competitivo portare le merci a dov'è quella a Monghidoro, esatto. Quindi è un problema, questi problemi noi li dobbiamo affrontare. Se non è competitiva per i trasporti, è competitiva per l'energia, è competitiva per qualcosa, perché la Stampi Group, una parte dell'Arcotronics è stata trasferita lì. Dopo pochi mesi, a livello territoriale, gli abbiamo fatto tutti il tappeto rosso per riuscire a farli arrivare a Monghidoro e farli rimanere lì, mantenere l'occupazione, però stanno chiudendo lo stabilimento perché dopo 2 anni si sono resi conto che comunque non sono competitivi. Quindi noi dobbiamo riuscire nella montagna, che non è la stessa cosa, perché guardate, io ho affrontato in questi anni centinaia di crisi, ma affrontare una crisi come quella della Yamaha a Calderara di Reno è stato più semplice che affrontare le crisi in altri territori più complicati. E contemporaneamente, quando noi facciamo dei sacrifici come organizzazioni sindacali e come lavoratori, non solo sui diritti sindacali che raramente ce li mettono in discussione, ma sull'assenteismo, i premi di produzione che ci chiedono di tagliare gli stipendi, anche quando i lavoratori con difficoltà affrontano questi problemi. Quando all'atere c'è un piano industriale, le aziende dopo 2 anni se li dimenticano. La meccanica CGA ad Argelato ha firmato un piano industriale, ha preso un'azienda che era in fallimento a 4 soldi e dopo 2 anni e mezzo ci ha detto che chiude, perché non è competitivo. Ma quello che abbiamo firmato 3 anni fa dal fallimento avrà un valore? Non ha valore, questo è il problema grosso. A me come sindacalista mi hanno sempre insegnato, quando c'è una crisi devi chiedere il piano industriale. E i miei capi, che cos'è? La mia domanda, ma che cos'è un piano industriale? Sembra una cosa, sempre slide. Che cosa vuoi produrre? Con quanti lavoratori? Dove li vuoi produrre? Una cosa semplicissima, che deve partire da un'analisi di mercato di una certa serietà. Ma anche quando l'analisi di mercato è corretta, dopo pochi mesi ci si rende conto che non è più interessante, o semplicemente si decide di fare delle scelte diverse dall'altra parte del mondo, e questo è il tema delle multinazionali, si può fare venire meno il piano industriale condiviso e i sacrifici dei lavoratori non servono più a niente e il sindacato responsabile non serve più a niente. Quindi il tema fondamentale è regole precise per le multinazionali che decidono di investire in Italia. E noi dobbiamo creare sicuramente, sto parlando con dei politici, quindi voi lo dovreste fare, creare sicuramente le condizioni perché la competitività dell'Italia, della montagna, di Bologna non sia esclusivamente legata ai costi dei lavoratori. Perché altrimenti ci perdiamo tutti, e i primi che li hanno capiti sono stati proprio i commercianti di Porretta quando hanno chiuso le serrande al passaggio della manifestazione di Porretta. Questo è il simbolo della Saeco su cui tutti quanti dobbiamo assolutamente riflettere. Grazie mille a Roberto Castronovo della CISL. Interviene adesso Mirella Manzalini, segretaria del PD della montagna bolognese e lavoratrice Saeco, quindi un intervento che ci fa particolarmente piacere, quello di Mirella. Grazie. Sì, porterò la testimonianza un po' più personale rispetto alle altre, perché ovviamente
Vi voglio portare un po' il pensiero di tutti i lavoratori e delle lavoratrici di Saeco che in questo momento sono a presidio, sono in diretta sulla TV locale, insomma stanno lottando veramente per tutti. Quindi grazie per questa direzione dedicata al nostro problema, al problema di Vallata comunque, come si diceva, a un problema di strutturazione industriale. È un incontro importante per me, lavoratrice in Saeco, segretaria di zona del PD. Dal 26 di novembre comunque veramente ho sentito che ci siamo tutti adoperati per tenere alta l'attenzione sulla tragica situazione di un'azienda fondamentale nel sistema economico del nostro territorio. Ci siamo tutti adoperati per dare un aiuto che potesse contribuire a smuovere la situazione, per portare Philips a ridiscutere una decisione così fermamente espressa e ribadita in più occasioni. 243 esuberi annunciati improvvisamente, che hanno fatto sobbalzare tutti i lavoratori di Saeco in un pomeriggio di novembre, quando la tensione era già alta ma nessuno si aspettava una ristrutturazione del genere. Così alla fine dell'incontro in un'industria, quando i sindacati ci hanno informato riguardo il numero di esuberi e l'azienda contemporaneamente inviava una comunicazione vuota di qualsiasi contenuto, una semplice affermazione di buoni propositi, è stato naturale uscire in sciopero e far partire il presidio. Un presidio unito con tante associazioni e tutta la comunità locale che ci sostengono nella nostra lotta per il lavoro e non, come qualcuno purtroppo si ostina a dire, anche per una migliore buona uscita dall'industria. I lavoratori della Saeco sono davvero orgogliosi della propria storia. Io sono arrivata in Saeco 8 anni fa. Ci sono persone che lavorano lì da quando la Saeco è stata creata, quindi c'è proprio un moto di orgoglio forte tra i lavoratori. È un'azienda nata nel 1985 che ha saputo svilupparsi, continuamente innovarsi fino a diventare leader nel business del caffè a livello mondiale, alla quale vogliamo continuare a dare il nostro contributo. Non permetteremo che questa favola per i lavoratori iniziata a Gaggio finisca tragicamente in Romania. È vero, ci sono state le crisi, su questo non posso negarlo assolutamente, sappiamo tutte le traversie che la Saeco ha passato, le abbiamo vissute in prima persona, però non si può negare il fatto che Saeco abbia 110 brevetti creati a Gaggio Montano, che ci sia una fidelizzazione dei clienti in tutto il mondo, che il marchio Saeco ha saputo conquistarsi comunque con macchine di alta qualità. Questo è il patrimonio che ha interessato la Philips e che sicuramente vuole mantenere, perché quando Philips fa pubblicità per le macchine del caffè parla di un marchio italiano che non lo lascerà mai, almeno questa è la nostra sensazione da dentro. Quindi la forza vendita di Saeco partiva dall'Europa per arrivare in Australia, Cina, Giappone, Nord e Sud America. Avevamo filiali attive che importavano veramente migliaia di macchine al mese. Purtroppo questo patrimonio si è perso nel tempo degli anni. Questi risultati comunque sono stati ottenuti con il contributo di tutte le persone che stanno tenendo il presidio a Gaggio. Noi, che orgogliosi di questa storia di successo, non vogliamo e non possiamo lasciare andare un pezzo importante della nostra vita. Se qualcuno pensa che sia troppo drammatica nell'esposizione, vi chiedo di venire a parlare con i lavoratori e le lavoratrici. Ci sono intere famiglie che lavorano nello stesso sito produttivo e che ora non hanno prospettive per il futuro dei loro figli. Famiglie che si conoscono, che abitano nello stesso palazzo, e allora come affrontare situazioni del genere quando nella nostra Vallata non ci sono alternative possibili? L'azienda, come avete citato, detto tutti quanti, ha violato i patti siglati con i sindacati nel 2009 e nel 2011, che prevedevano la produzione di alta gamma in Italia e quelle di medio-bassa gamma in Romania, eppur avendo investito informazione nel nostro sito, introducendo nuovi processi produttivi, facendoci sentire parte di un grande miglioramento. E guardate, io sono una di quelle che fino a un mese fa ero estremamente positiva, perché Philips veramente ha portato il Lean Process, ha cambiato tutta una serie di cose dentro in Saeco, per cui mai avrei pensato a una ristrutturazione del genere. Ma come ci viene continuamente detto tutti i giorni, visto che Philips punta alla valorizzazione dei propri dipendenti, avremmo pensato che anche per Saeco ci fosse stata una valorizzazione vera e propria. Questo purtroppo è stato smentito dall'annuncio. Quindi rivogliamo l'alta gamma a Gaggio Montano. Sicuramente c'è da investire sul mondo delle capsule, però Filippo, mi permetto anche di dire che il mondo delle capsule
sappiamo tutti che la maggior parte di quelle macchine sono fatte in Cina perché hanno dei margini molto bassi, quindi bisogna veramente studiarla bene. Per ottenere questo risultato abbiamo bisogno del sostegno di tutti, come dimostrato fin qui. Al presidio abbiamo deciso di comune accordo di vietare le bandiere politiche, perché nessuno si intesti questa battaglia che deve essere fatta insieme a coloro che si prestano senza pregiudizio alcuno. Ma personalmente, in veste di segretaria di zona, sono qui a esprimere tutta la mia gratitudine al PD, ai membri del nostro partito che ad ogni livello istituzionale si stanno prodigando e ci stanno facendo sentire veramente la loro vicinanza. Chiudo quindi portando la vostra attenzione a due fattori fondamentali su cui vi siete concentrati in tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Quindi, Assessore, aspettiamo veramente questa conferenza per la montagna. Ne ribadisco veramente l'importanza fondamentale, non solo per la nostra vallata, ma per tutto l'Appennino della Regione Emilia-Romagna. Quindi mi auguro che siamo in grado insieme di immaginare innovazione e sviluppo sostenibile a un sistema integrato tra università e aziende, dall'agricoltura all'industria al turismo. E ovviamente l'urgenza anche di una legge nazionale che sappia supportare le aziende che vengono qui e che le sappia mantenere nel territorio. Grazie. Grazie davvero Mirella. Adesso do la parola a Massimo Gnudi, sindaco di Vergato, vice sindaco metropolitano con delega alla montagna. Durante l'intervento di Massimo vi chiedo di farmi segno per chi volesse intervenire. Massimo Gnudi. Buonasera a tutti, anch'io reputo una scelta molto significativa, quella di dedicare una riunione della direzione alla situazione della SEI. Credo che sia l'espressione di una sensibilità, di un'attenzione politica che ci ha consentito nel corso di queste settimane di riprendere, credo, in molte circostanze anche un dialogo e un rapporto molto stretto con i lavoratori. E si tratta, credo, di un risultato da questo punto di vista non scontato. Quindi, naturalmente, merito di questo non è solamente legato, diciamo, all'impegno del nostro partito, delle sue rappresentanze, penso a quella dei parlamentari, ma anche all'impegno che è venuto da parte delle istituzioni, un impegno che ha visto una serie di prese di posizione ai vari livelli, in modo unitario, votando ordine del giorno all'unanimità, e credo che naturalmente tutto questo sia stato in grado di recepire, diciamo così, una mobilitazione che vi è stata e che vi è tuttora nelle comunità locali, che non ha molti precedenti, guardate, da questo punto di vista. E quindi ci troviamo davvero di fronte, credo, ad una serie di scelte che sono state compiute nel corso di queste settimane che ci hanno consentito di ottenere un risultato importante, cioè quello di creare le condizioni più favorevoli, le condizioni migliori per affrontare questa situazione. Naturalmente tra queste condizioni migliori io sottolineo anche la scelta di istituire questo tavolo a livello nazionale, con un impegno diretto da parte del governo e del ministro politico. Si tratta di una scelta importante che credo abbia determinato appunto le condizioni di uno strumento il più autorevole per poter misurarsi con una situazione difficile, complessa, che, come è stato detto, ha ragioni che vengono da lontano, ma che al tempo stesso richiede appunto una forte determinazione. Una determinazione e anche la capacità, credo, di mantenere fermi alcuni degli obiettivi che sono stati indicati. Io, da questo punto di vista, credo che appunto, come è stato detto, l'obiettivo della salvaguardia dello stabilimento e di tutti i posti di lavoro della SAECO è un obiettivo che non dobbiamo considerare un obiettivo massimalista o veleitario, ma è un obiettivo su cui occorre appunto impegnarsi, lavorare
con grande determinazione, con grande forza. Naturalmente dobbiamo farlo con la consapevolezza che la situazione è difficile, che è complessa e che dobbiamo naturalmente anche mettere nel conto la possibilità di ricercare alternative, così come è stato sottolineato anche nell'intervento da parte di... Credo che l'errore più grave che potremmo commettere sarebbe quello appunto di portare la situazione in un vicolo cieco, non avendo la capacità di trovare appunto uno sbocco comunque positivo di salvaguardia anche delle condizioni dei lavoratori. Purtuttavia a me pare che sia giusto sottolineare il fatto che ci troviamo di fronte ad una crisi che riguarda un grande gruppo multinazionale al quale deve essere chiesto un impegno per una trasformazione produttiva che consenta appunto un rilancio di quello stabilimento e consenta di operare questo rilancio con il coinvolgimento più ampio dei lavoratori. Credo che da questo punto di vista quindi occorra davvero prepararsi anche a sostenere queste scelte nel tempo con forza e con determinazione. Naturalmente questa vicenda della Saeco credo ha fatto emergere in tutta la sua evidenza quello che è un tema che forse non sempre avevamo colto, forse in qualche occasione avevamo anche un po' rimosso, che è quello della vocazione industriale che ha un territorio come quello dell'Appennino bolognese. È una vocazione di lunga data, ma è una vocazione appunto che ormai caratterizza e credo che costituisca appunto un tratto della identità di quella realtà territoriale. Da questo punto di vista credo che la reazione che vi è stata anche da parte delle comunità locali dimostra appunto come sia forte il valore sociale di questa presenza industriale. Quindi è evidente che l'impegno che è stato assunto anche in occasione del dibattito in assemblea legislativa qualche giorno fa dal presidente Bonaccini di andare a raggiungere attraverso la conferenza regionale per la montagna di porsi l'obiettivo di un accordo di programma per lo sviluppo dell'Appennino non può non partire dall'esigenza di compiere una serie di scelte che siano legate appunto alla necessità di un rilancio anche industriale nelle politiche per l'Appennino. Da questo punto di vista occorrono scelte di varia natura. Sappiamo che gli insediamenti industriali dipendono da molti fattori, dagli elementi di accessibilità, da una serie di condizioni che riguardano ad esempio lo stato dei servizi, ma al tempo stesso credo che occorrano anche scelte nuove. In questo senso io penso che noi abbiamo bisogno di politiche che siano in grado di promuovere una ricerca attiva di investitori nell'ambito del territorio dell'Appennino bolognese. Credo che questo sia un tema reale che dovremmo porci. Abbiamo molti contenitori industriali dismessi nel territorio della Valle del Reno. Credo che questa questione vada appunto assunta nella sua complessità, ma anche ricercando queste forme nuove per riuscire ad avere questa presenza di investitori sul territorio appennino. Naturalmente sono necessarie scelte che rafforzino anche l'accessibilità. Credo che siano importanti le scelte che si stanno compiendo ad esempio per quello che riguarda la linea ferroviaria metropolitana, con questa scelta di investire 20 milioni di euro nei prossimi anni, così come decisivo sarà estendere la presenza della banda larga su tutto il territorio dell'Appennino. Anche questa accessibilità di tipo immateriale è una condizione fondamentale su cui occorre lavorare. Credo che l'approccio naturalmente della conferenza regionale della montagna debba essere quello che richiamava nel suo intervento anche Palma Costa, cioè considerare la montagna non un problema ma una risorsa per l'insieme del territorio regionale. Da questo punto di vista
mettendo in valore quelle che sono una serie di risorse che la montagna ha e che possono concorrere appunto allo sviluppo della realtà metropolitana e della realtà regionale. Pensiamo alla valorizzazione del territorio sulla base di una serie di eccellenze che sono presenti, così come ad una serie di beni anche di carattere ecosistemico che sono presenti nell'Appennino, che debbano essere valorizzati come beni comuni e riconosciuti da questo punto di vista, anche attraverso forme nuove. Quindi io credo che in questo senso occorra davvero guardare con grande attenzione a questo appuntamento della conferenza regionale della montagna. In questo senso vorrei sottolineare il fatto che noi come città metropolitana saremo chiamati indubbiamente a dare un contributo nella definizione anche dei contenuti di questo appuntamento, proprio nel momento in cui anche attraverso l'intesa tra la regione e la città metropolitana viene riconosciuto il ruolo che la città metropolitana può svolgere e deve svolgere rispetto allo sviluppo economico metropolitano. Questo è uno dei contenuti dell'intesa istituzionale che è stata raggiunta nei giorni scorsi, che verrà sottoscritta prossimamente. Credo che in questo senso si stiano operando anche alcune scelte per quello che riguarda la riorganizzazione della città metropolitana. Penso all'istituzione dell'unità Appennino all'interno del settore dello sviluppo economico, alla costituzione di un unico ufficio per quello che riguarda i fondi comunitari, ecco, come scelte che coerentemente vanno nella direzione di creare le condizioni affinché la città metropolitana possa essere un soggetto protagonista delle politiche per lo sviluppo di questo territorio e anche sostenere un impegno insieme alle diverse realtà locali, alle unioni dei comuni, contribuendo ad una programmazione che non può che essere una programmazione di tipo nuovo, una programmazione che sia cioè in grado di misurarsi con quelle che sono le opportunità che possono venire dalla gestione dei fondi comunitari in modo particolare, oltre che dalle risorse che sono state destinate al programma per la montagna, che sono state aumentati in maniera consistente anche a livello regionale, passando da 3 a 6 milioni di euro. Noi come città metropolitana appunto siamo impegnati in questo senso, abbiamo individuato anche un percorso nel quale coinvolgeremo i territori per raccogliere ulteriori idee e ulteriori proposte per contribuire appunto alla definizione dei contenuti del programma, del nuovo programma regionale. Per quello appunto che ci riguarda come città metropolitana, sul terreno della politica industriale voglio anche sottolineare l'attività che abbiamo svolto e che stiamo svolgendo in modo particolare per quello che riguarda il tavolo di salvaguardia. Da questo punto di vista abbiamo affrontato una serie di situazioni e di crisi che riguardano anche aziende della montagna, trovando spesso le condizioni per trovare degli sbocchi positivi. Questi sono un po' i tratti, diciamo così, del nostro impegno. Io credo che da questo punto di vista davvero occorrerà ricercare le condizioni affinché attraverso questo appuntamento della conferenza regionale, ma penso anche nella definizione delle linee per quello che riguarda il piano strategico metropolitano, si possa definire un posizionamento strategico della montagna nel contesto metropolitano e nel contesto regionale. Grazie. Grazie Massimo. Virginio Merola si prepara a Saverio Vecchia. Condivido molte delle cose dette, in particolare l'intervento di Palma Costa e l'intervento di Massimo Dubi. Ne vorrei riprendere alcune considerazioni. Leggo dal comunicato di ieri della SAECO una frase. In questo quadro è stato ribadito al Ministro che lo scopo del piano di ristrutturazione annunciato da SAECO lo scorso 26 novembre
è quello di rendere Gaggio Montano il centro mondiale d'eccellenza del gruppo nella progettazione e produzione di macchine per caffè espresso di fascia alta. Allora, io credo che qui ci siano molte delle considerazioni che stasera stiamo venendo per fare. Credo che questa serata sia molto importante, perché credo che quello che possiamo attenderci da questa serata è la discussione, lo sta delineando, e come noi delineiamo un percorso con un orizzonte nel quale attivare tutte le nostre idee e anche tutte le nostre capacità di pressione come istituzione. Ma è sicuramente un fatto importantissimo che il Partito Democratico prenda parte decisamente in questa situazione e ne tragga lo spunto per una riflessione che dobbiamo impostare a partire da questa serata, secondo quanto ci diceva Palma. Perché vedete, io non sono affatto sicuro che questa affermazione che vi ho appena letto della SAICO sia una comunicazione di parte, la dobbiamo verificare. Però credo che per verificarla noi dovremmo chiederci, visto che stiamo cercando e cominciamo a uscire da una crisi che ci persegue da 7 anni, se ricordiamo quando abbiamo cominciato a dire all'inizio di questa crisi, cioè che da questa crisi non si uscirà uguali a prima. E io credo che sia drammaticamente vero, sia nelle sue cose positive che nelle sue cose negative. Allora il punto è: investire sulla ricerca, investire sull'innovazione, investire sui punti di eccellenza, quindi investire sull'innovazione tecnologica, comporta o no, nello scenario che abbiamo di fronte, una diminuzione dell'occupazione? Perché io credo che noi con questa questione ci dobbiamo fare i conti. Nel senso che investire sulla qualità della ricerca, investire sulla qualità del lavoro serve in molti casi, e ce lo dicono le nostre aziende orientate all'export, a consolidare dei settori. Ma se ci diciamo tutti che dobbiamo recuperare ancora per molti anni l'occupazione che avevamo prima, è arrivato il momento che noi cerchiamo insieme, governo, istituzioni, regioni, Partito Democratico, di aprire una discussione su quale politica industriale ha bisogno questo Paese per creare nuova occupazione. Quindi, se sono vere le cose che diceva Palma, abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di mobilità, abbiamo bisogno di innovazione sul digitale, possiamo aggiungerci, e questi casi ce lo richiamano, ne accennava il nostro capogruppo in regione, di una giustizia civile decente. Noi dobbiamo anche cominciare a dirci sul serio cosa intendiamo quando nei nostri slogan diciamo bisogna creare lavoro attraverso nuovi settori produttivi, ad esempio quello della green economy, che tiene insieme, guarda caso, mobilità, trasporti e digitale, e cercare di capire quali proposte possiamo fare in questo senso. È importante che oggi facciamo queste considerazioni, perché il governo si sta impegnando al massimo, il Premier si è speso di persona su questa questione, il ministro Guidi è un buon ministro, oltre che bolognese, perché lavora molto e ha fatto pochissime dichiarazioni pubbliche, quindi francamente ha tutto il mio apprezzamento, voi capirete perché, rispetto ad altri ministri bolognesi, ma francamente io credo che noi dobbiamo metterci nell'ordine di idee che le cose che ci ha detto Filippo, le cose che ci stiamo dicendo oggi, in particolare quelle che ci ha ripetuto Palma e ci ha detto il nostro capogruppo, dobbiamo aprire una riflessione, come si diceva, che non vuol dire che ci mettiamo
a fare tutti gli strateghi, ma alcune cose è bene che questa sera le rimettiamo in fila come paletti. Domanda: siamo sicuri che si esca da questa crisi senza porci il problema di come si creano nuove manifatture e su quali prodotti? Seconda domanda, il ruolo delle istituzioni. Siamo sicuri che usciamo da questa crisi ridando il ruolo alle istituzioni che voleva e per anni ci ha affidato la Fiat? Cioè paghiamo con i soldi pubblici il salvataggio delle aziende? È adatto al nuovo mondo che ci aspetta? E quindi come spendiamo le risorse pubbliche? È un tema che Palma poneva, io volentieri lo riprendo. Quale ruolo per le istituzioni? A cominciare dalla città metropolitana, perché i soldi che il governo mette a disposizione non siano necessariamente destinati a finanziare lunghissimi ammortizzatori sociali che ci permettono di contenere e graduare la disoccupazione di questi lavoratori, ma siano finalizzati a creare una nuova produzione con un'assunzione da parte della multinazionale di un piano, perché se sono 243 gli esuberi, siano almeno 243 quelli che aprono una nuova attività manifatturiera di questa grande multinazionale che non mi risulta faccia solo macchinette di caffè. Oppure vedere insieme a quali condizioni, sulla base di quale idea dell'Appennino, si può creare un'attività produttiva sempre in quella zona di Gaggio Montano. Questo è il ruolo molto più impegnativo che credo, secondo me, venga chiesto, perché il nostro presidente Bonaccini fa benissimo a dire che ci sono segnali di ripresa e la regione si sta impegnando molto in questo. È una delle poche, ma viva Dio, la nostra si sta impegnando molto in questo. Però come creiamo 150.000 nuovi posti di lavoro? Con quale idea di politica industriale e su quali settori noi riteniamo che si possono creare questi 150.000 posti nuovi di lavoro? Ovviamente non con l'esproprio e ovviamente anche in una politica industriale nazionale, perché è vero, ce la potremmo cavare tutti dicendo a noi della città metropolitana ci fareste estremamente contenti, fate una legge nazionale dove noi deroghiamo tutto e attraiamo tutte le imprese del mondo sull'Appennino di Bologna. Dal punto di vista di un governo nazionale credo che sia un discreto casino, oltretutto avendo un mezzogiorno che continua ad andare sotto la Grecia e l'Albania come prodotto interno lordo. Però quali sono le condizioni di attrattività, quali sono i fondi nazionali, i fondi regionali, quelli della città metropolitana e su che cosa li spendiamo? Quindi fa bene Palma e tutti gli altri che sono intervenuti a dire la prima cosa che è inderogabile in questa bella discussione con la Saeco Philips multinazionale è che non si tocca l'occupazione, non si discute su dove ricollocare attraverso gli ammortizzatori sociali queste persone, si discute su dove ricollocarle su un piano industriale di creazione di una nuova azienda di questa multinazionale, facendo noi, assumendoci noi l'onere di fare delle proposte da questo punto di vista e giocando qui, cercando di giocare qui. Però l'occasione è preziosa. È preziosa perché, voglio essere proprio, un'intera vallata, un'intera parte della nostra città metropolitana scopre che se il lavoro viene meno riguarda tutti. È un bel modo di uscire dalla crisi, se lo sappiamo valorizzare. Sarà la condizione di vallata?
Sarà che se succedeva a Bologna c'era più pluralismo, però lì ci dice questa cosa che torna d'attualità il fatto che la priorità è il lavoro e il lavoro produttivo per un'intera comunità, la spontanea chiusura dei commercianti, il fatto che gli portano i pasti, il fatto che si creano gare di solidarietà, questa è la cosa più preziosa che sta nascendo in quella vallata. E il compito nostro è saperla sostenere dandogli una prospettiva. Io più di queste cose è difficile che riesca a dire stasera, però se già se ne prendessimo la consapevolezza e ci lavorassimo, io credo che in questa regione abbiamo purtroppo anche questa responsabilità. Poi magari ci rompono le palle dicendo che vogliamo fare i modelli e tutte queste storie qua, però francamente qui è il nodo, Francesco, quale ruolo nuovo delle istituzioni e come si fa a una politica industriale che interviene sul merito, cosa incentiviamo per produrre e cosa no, e come usiamo gli incentivi pubblici. E quindi gli esuberi non si toccano, ma se si parla di ammortizzatori li si parla all'interno di un piano industriale che prevede, oltre a una formazione, ammortizzatori solo conservativi di quel posto di lavoro. Altrimenti noi saremo condannati, aiutati più o meno dalle circostanze, a risolvere le questioni caso per caso, e non durerà molto il caso per caso, nel senso che sia Palma che Zacchiroli che Gnudi che tutti voi, sindacati eccetera, si occupano di crisi aziendali, a volte sembra una rincorsa continua, no? Quindi dobbiamo, secondo me, stare vicino alla gente della montagna, ma anche saper prenderci occasioni come queste e dargli continuità, perché col necessario distacco non ci si sia il tempo per pensare e per progettare e per costruire qualche progetto insieme a quelle persone. Il tempo ci sarà, non è che noi possiamo subire un diktat di un'azienda che non rispetta gli accordi. E quindi dobbiamo anche al prossimo incontro dell'11 gennaio arrivare dicendo queste cose e aprendo un tavolo che si occupi di queste cose. Abbiamo bisogno di istituzioni in sostanza che arrivino a un certo punto a essere loro a prendersi i rischi che la logica del profitto non permette di fare. Scusate se rievoco vecchi termini, ma porca, vabbè, internet l'ha inventato il governo americano con miliardi di investimenti e poi ci siamo bevuti per anni che è stato il miliardario che ha iniziato a lavorare nel garage, ok? Ci sono agenzie di sviluppo negli Stati Uniti che investono miliardi sulla ricerca. A proposito delle favole che ci siamo raccontati per anni, non investono sugli ammortizzatori sociali. Io non ce l'ho con gli ammortizzatori sociali, però in un paese dove ha pagato sempre il pubblico tutte le ristrutturazioni aziendali delle principali aziende nazionali, la Fiat è una multinazionale, no? Credo che noi dobbiamo riprendere tutte queste considerazioni tra noi, a ripartire da quello che ci siamo detti, ripeto, all'inizio di questa crisi. Non riesco ad aggiungere altro, anche perché le cose più importanti le avete dette voi, le avete prese per ultimo Gnudi. Su questo tema della montagna noi ci stiamo lavorando parecchio. Io credo che l'Appennino abbia una vocazione forte
sui temi che abbiamo definito in termini generali, ma hanno molti spunti praticabili, alcuni ce li stiamo inventando e perseguendo con sperimentazioni, ma insomma credo che la vocazione appenninica nel nostro ragionamento metropolitano sia molto chiara, non esclude affatto il manifatturiero, però dobbiamo inserire interno a un ragionamento appunto di economia verde, perché l'Appennino è una zona dove il welfare, il wellness, il turismo, il benessere hanno delle vocazioni che secondo me possono essere ulteriormente incrementate. Quindi il punto è questo: passare da un'idea sacrosanta della qualità del lavoro anche a occuparci della quantità del lavoro da creare e quindi come creiamo nuove qualità del lavoro. Dopodiché, capitemi, se la vicenda Saeco non ce la facciamo e la dobbiamo risolvere con una ricollocazione, è alla fine di una battaglia, non è una disponibilità che dobbiamo dare all'inizio di una battaglia, e nello stesso tempo però bisogna che stavolta, che ci siamo visti tutti insieme, grazie a Francesco e alla segreteria abbiamo fatto questa iniziativa, ci assumiamo dei compiti. Il problema è quale strategia di politica industriale per l'Appennino e per la città metropolitana e come possiamo contribuire allo sforzo che il governo sta facendo cercando su questo di assumere una fisionomia maggiore. Insomma, scherzavo prima con Cagliando, 243 tazzine di caffè, finiamo con leggerezza. Vi traduco il testo di un'antica canzone napoletana, non ve la canto, non vi spaventate. Il testo dice: con questi modi, Brigida, sembri una tazza di caffè, sotto hai lo zucchero, ma sopra sei amara. Ma io tanto devo girare, tanto devo rivoltare, che il dolce da sotto la tazza mi deve arrivare in bocca. Stiamo con i lavoratori della Sei. Grazie Sindaco. Saverio Vecchia, si prepara Matteo Liotto. Vi chiedo di stare nei 5 minuti così come da regolamento, grazie. Anch'io ringrazio per l'occasione, perché al di là dell'interesse nel ragionamento, comunque ha dato la possibilità anche di ascoltare l'emozione di Mirella, che onestamente è una delle cose per cui una persona che fa altro nella vita partecipa alla vita di un partito e partecipa a queste cose, e credo che comunque sia un discorso da fare e da ringraziare. E siamo in una crisi che dura da talmente tanto tempo che la mancanza di investimenti alle volte, lo dico io piccola azienda, è anche data dal fatto che li abbiamo già messi fuori tutti. Cioè facciamo veramente fatica a pensare come andare oltre. È importante che tutti riescano a comprendere pienamente che non ci troviamo in una lunga recessione, ma ci troviamo nel bel mezzo di un cambiamento del mondo che negli ultimi 20 anni ha fatto crescere l'Italia sempre meno di altri per problematiche strutturali del paese, che a forza di essere rimandate diventano le problematiche delle riforme di oggi, come mi è capitato di dire prima, riforme che sono talmente importanti e talmente urgenti a volte da comprimere la discussione magari interna, ma che sono fondamentali non tanto per metterci avanti agli altri quanto per farci raggiungere gli altri. E questo è un problema. In questi anni terribili, soprattutto per alcune aree oggettivamente svantaggiate, il dramma non è solamente perdere il posto di lavoro, ovviamente l'abbiamo visto, quanto proprio la possibilità di perdere la speranza di trovare uno nuovo. E questo è un punto fondamentale da cui dobbiamo partire nel ragionamento. Noi ci siamo trovati spesso in discussioni anche stucchevoli su se il PD, se le riforme del PD siano troppo di destra, troppo di sinistra, troppo di centro. Ci stiamo facendo una discussione nostra tutta interna che nella sostanza non va a vedere il punto fondamentale, e cioè
che il problema della sinistra di governo oggi è considerare altrettanto di sinistra creare ricchezza quanto lo rimane poi redistribuirla. Questo in particolare rispetto a un PD che si trova architrave del sistema, ma di più, unico pilastro che regge del sistema, perché anche il dibattito politico nazionale, anche quello che abbiamo visto oggi sulle banche, è più un cercare di silurare un ministro che affrontare una problematica sulle banche. E quindi non c'è nella politica, purtroppo, e qui invece stasera però lo si vede, sarebbe bello che queste discussioni arrivassero fuori nella loro profondità, c'è la politica che serve, la politica che serve, cioè quella che decide. E da questi punti che dobbiamo ripartire anche a legiferare, dalla necessità di creare la ricchezza, che oggi è un problema che viene prima di redistribuirla, perché se noi in 5 anni abbiamo perso il 10% del PIL nazionale, cioè abbiamo cacciato via un'Olanda, per dare degli ordini di misura, e abbiamo 900.000 posti di lavoro in meno rispetto a anni fa, le crisi come questa, che è specifica nella sua dimensione dell'Appennino, ma che è molto simile a tante altre, continueranno a susseguirsi in maniera strutturale. Rispetto a questo partiamo anche dal fatto che nell'accelerazione della ricerca delle soluzioni rischiamo poi però sempre di creare soluzioni simili che sono nella sostanza la presentazione di deroghe per alcune aziende, soprattutto enormi, alla situazione normale nazionale. Se tutte le volte che abbiamo un Electrolux o una Saeco o un'altra azienda la soluzione si trova nel derogare rispetto ai dati nazionali, forse anche la mia azienda, prima che diventi un casino, bisognerebbe comprendere che quelle condizioni che vengono create sono utili, perché se in quel modo si salvano posti di lavoro, allora forse abbiamo un problema reale strutturale. Perché se per salvare un'azienda dobbiamo derogare alle regole nazionali, è molto probabile che tutti quegli altri che non sono ancora in crisi e quindi non hanno il vantaggio, tra virgolette, della deroga, sono crisi potenziali in fieri che dovrebbero essere risolte ragionando su come le deroghe siano necessarie al sistema, con le riforme, con il cambio del sistema, perché su questo purtroppo abbiamo un problema, soprattutto naturalmente rispetto a multinazionali che arrivano in Italia, comprano marchi italiani, aziende che non vanno male, perché la Seco non va male, perché la OMSA non andava male. Quindi abbiamo veramente la problematica di marchi appetibili, e qui c'è anche una problematica di dimensione delle aziende, perché non è vero che, cioè non è sempre vero che piccolo e medio sia bellissimo. Quando Lactalis comprò Parma, ripagandola con la cassa che trovò in casa, Sarkozy disse: voi avete delle fantastiche piccole e medie aziende, noi abbiamo delle eccezionali grandi aziende, e la grande azienda quando è buona si compra la piccola o la media e si tiene il marchio, e questo è il problema che deve rientrare nella discussione. Nella discussione tenere metà dello stabilimento aperto perché ho un marchio che vende in quanto un marchio realmente di dimensione internazionale nel suo settore è la chiave industriale nella discussione. Cioè loro hanno comprato un marchio e non l'hanno neanche pagato poco, tra parentesi Taccanti l'ha venduto due volte ci ha guadagnato la grandissima, o lui è un genio o però tutte le volte si ripete lo stesso problema. Ci sono dei problemi di politica generale più alti di noi, c'è un problema europeo di concorrenza sleale, questo c'è, perché se nel momento in cui noi perdiamo continuamente produzioni con stati europei che favoriscono il trasferimento di stabilimenti spesso labor intensive, quindi sostanzialmente riproducibili in termini di persone e di costi e meno di macchinari, perché non sta delocalizzando la Siemens, stanno delocalizzando aziende italiane in altri posti che fanno lo stesso prodotto, non è che fanno un prodotto migliore, e che lo rivendono a un mercato di consumatori quale non deve diventare il nostro, più poveri, perché con maggiore disoccupazione, e quindi sostanzialmente alla ricerca di prodotti che costino meno, cosa che favorisce la ricerca di posti che consentono produzione a minor costo. Questo è un problema. Un secondo problema è legato alla normativa sul Made in Italy, ma io lo dico, io mi sono trovato in una riunione di Confindustria Occhiali, che è il mio settore, dove c'erano due imprenditori, piccolini tutti e due, uno che diceva: produco tutto in Italia e metto il Made in Italy,
e un altro chiedeva all'avvocato dell'associazione quanto era il numero minimo di operazioni che doveva realizzare in Italia per poter avere lo stesso Made in Italy. Allora, ci vogliamo porre come problema la necessità anche fiscale di premiare una filiera lunga italiana o comunque di premiare, in Francia l'hanno già fatto un marchio Super Francia, cioè c'è il Made in France e c'è il Super Made in France concettualmente, cioè una serie di passaggi certificati di produzione di filiera interno che consente di poter lavorare su un Made in France più integrale. Poi c'è un altro problema che è quello delle infrastrutture. Questo è un problema di città metropolitana, vengo da Casalecchio, la questione della Porrettana è una questione sostanziale, la questione del passante rimane una questione fondamentale. Cioè, qui noi spesso nel ragionamento su queste cose si parla delle persone, della mobilità interna, ma c'è anche la mobilità di merci, c'è la mobilità esterna che attraversa Bologna, ci sono tutta una serie di realtà che, e torniamo al discorso di prima, non possono rendere più competitivo per alcuni il mercato grazie alle deroghe perché sono una grande azienda, quando tutti gli altri avrebbero bisogno delle stesse possibilità per lavorare. Quindi abbiamo un problema sistemico che si ripropone con frequenza. La soluzione non può essere quella che prevede lo spostamento di oneri imprenditoriali di costi sulle casse dello Stato per favorire la presentazione di una trimestrale di borsa che faccia felici gli azionisti. Basta, su questa roba qua ovviamente c'è un problema. Non si può praticamente costruire la situazione Alcoa, nella quale noi abbiamo continuato a dare soldi all'Alcoa dietro il ricatto di coloro che sarebbero stati disperati in un'area come il Sulcis. O diventa una questione Electrolux, però con queste modalità, cioè i soldi vanno dati, ma su progetti reali di costruzione, non di sostegno all'occupazione in quanto tale. Cioè i posti devono essere produttivi, loro devono investire perché i posti possano aumentare, e in questo senso vanno indirizzati gli incentivi, non solo a togliergli un problema di costi, che non è un problema di costi, è un problema di margini di guadagno superiori a quelli che già hanno, perché altrimenti su questa cosa si crea un circolo vizioso fondamentalmente bastardo, che è quello di creare l'incentivo a andare in crisi per poi dire cosa mi date? Perché nel momento in cui si incentiva la messa in crisi di stabilimenti, una volta, ho finito, una volta acquistati i marchi che sono il valore, sai che uno stabilimento di gente giovane non è uno stabilimento che li metti in prepensionamento, è uno stabilimento di persone giovani, preparate, rispetto all'uso di strumentazioni elettroniche, strumentazioni macchinari, nuovi innovativi, sono già a livello alto, quindi in questa crisi qua la componente persone è una componente veramente relativa. Quindi io quello che invito a fare è disincentivare le crisi inventate per prendere soldi dello Stato dalla mia tasca a quella di un'azienda che quei costi lì li può coprire benissimo, e ragionare quindi su ogni euro che dovrà essere dato sulla base di un investimento che dovrà tornare in un certo tempo, perché altrimenti sono buttati via, perché altrimenti diventa l'Alcoa nel Sulcis e perché altrimenti diventa l'incentivo alla multinazionale più a sistema multinazionale. Io non sono contro le multinazionali, nel senso che sono la realtà della vita, però il punto è non incentivarle a fare furbi, perché questa cosa qui è una cosa che non può succedere e che non si può dire, noi non possiamo dire è il mercato. Io credo nel mercato, sono una persona normale che ha lavorato che ha un'azienda, che lavora in un sistema competitivo, non è quello il problema. Il problema è che non si può credere nel mercato solo quando fa comodo e poi chiedere allo Stato di pagare la differenza. Grazie. Matteo Di Otto, si prepara Giovanni Spirale. Al termine dell'intervento di Matteo chiudo la lista di coloro che vogliono intervenire. Grazie, buonasera e buonasera a tutti. Mi associo ovviamente ai ringraziamenti del segretario per aver deciso di riunire questa assemblea, partendo proprio dalla Seipol, cioè partendo da un caso che riguarda una precisa collocazione territoriale, ma non è solo una questione di un territorio particolare, è questione proprio di un sistema. E riprendo il termine, come ha concluso il nostro sindaco Merola, del quale condivido la sua relazione, cioè stiamo con i lavoratori della Saeco e stiamo con tutti quei lavoratori che ovviamente
in questo momento, nonostante un contesto economico positivo. Nella relazione dell'assessore Palmacosti lo ha messo in luce, oggi sono stati presentati determinati dati economici incoraggianti sia per la città metropolitana di Bologna che per la regione Emilia-Romagna. Nonostante questo contesto, eppure oggi a maggior ragione ci troviamo a dover affrontare anche questa crisi come anche altre crisi che durante le relazioni introduttive sono state ovviamente ricordate. Perché faccio volutamente riferimento al contesto economico positivo? Proprio per riprendere un passaggio della relazione del sindaco Merola. Permettetemi questo accostamento. Durante la questione delle banche, molti di noi sanno di cosa stiamo parlando, c'è un'espressione, abbiamo detto che il sistema delle banche deve servire per risarcire chi è stato danneggiato. Possiamo allora pensare che il sistema di chi fa impresa, perché grazie al cielo ci sono ancora degli imprenditori seri, bravi, capaci, che nonostante tutto nell'anno 2015 investono nella città metropolitana di Bologna, nella regione Emilia-Romagna. Ecco, dicevo, possiamo far sì che questo contesto economico positivo possa servire per ripagare in un qualche modo quei lavoratori, quelle aziende che in un momento storico si trovano a dover far fronte a una crisi aziendale. E vorrei utilizzare un termine, è già stato toccato da molti durante le relazioni, soprattutto quelle introduttive, il termine concertazione, perché se è una cosa è stata sottolineata nel caso Saeco, ma in generale anche nelle altre crisi aziendali, è come tutti i livelli amministrativi, da quello locale a quello della città metropolitana, a quello regionale e ancora a quello del governo, in questa crisi aziendale come in altre sono state interessate. Non solo, ovviamente, lo abbiamo detto in altre relazioni, anche è chiaro, anche l'intervento soprattutto dei lavoratori, prima di tutto delle organizzazioni sindacali. Vorrei solamente ricordare per gli amanti del tema che il tema della concertazione e del lavoro, prima di tutto, era un tema che il PD di Bologna, quando lo ha lanciato insieme nella campagna elettorale di Bonaccini, e qualche nostro competitor un po' ci guardava ridendo quando Stefano Bonaccini parlava di concertazione, di ridare valore al tema della concertazione. Mi pare che questa sera possiamo dire che quello che era un impegno solenne della campagna elettorale, vediamo che sta portando sui frutti. Certo, ci vuole del tempo, come ovviamente anche durante la relazione dell'assessore Palmacosti è stato detto, ci vuole del tempo, e certe trattative sono fatte, ovviamente devono essere fatte nei luoghi, nei momenti opportuni, ma alla base hanno il tema della concertazione come paradigma. E non solo per affrontare le crisi aziendali, quando, e quindi parliamo di una patologia estrema, ma mi viene da dire, e durante le relazioni che mi hanno preceduto c'era un interrogativo di fondo, cioè qual è un piano industriale, quali sono le risposte che si possono dare. Le risposte si possono dare se c'è un metodo condiviso, e perdonatemi se lo ripeto, ma vorrei fosse chiaro che la concertazione può essere solamente l'unico modo, non solo con il quale si affrontano le crisi aziendali, ma si prevengono, e pare che da questa sera siano emerse un po' tutte le varie modalità per utilizzarlo. Termino, sarò brevissimo. Ieri sera eravamo con il segretario a Monterenzio, non lo cito a caso il comune, non certo per campanilismo. In quella zona un altro serio imprenditore, settore agroalimentare, ha fatto una scelta diversa, ha fatto la scelta di spostarsi da monte, scende a valle, certo, a distanza di pochi chilometri. È una scelta molto, molto, molto chiara, no? Perché ovviamente in un altro territorio ha trovato una risposta più efficace, più efficiente in tema di mobilità, in tema di servizi. Questo è evidente che è un po' il filo conduttore, anche in altre relazioni è emerso, ovvero
c'è una richiesta, c'è un'istanza molto, molto netta, molto chiara. Nell'ultimo caso che facevo è stato risolto positivamente, perché è evidente che l'imprenditore ha semplicemente scelto di spostarsi a valle. Nel caso in oggetto questa sera la scelta è molto 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 più drammatica. Concludo veramente associandomi alla solidarietà sincera e vera nei confronti dei lavoratori della Saeco. Grazie. Spiraglio Giovanni, si prepara Gandolfi Claudio. Dichiaro chiusa la lista degli interventi, ce ne sono altri 4 prima delle conclusioni del segretario. Chiaramente si può in modo volontario rinunciare. Io innanzitutto ringrazio Francesco per questa opportunità che ci ha dato per incontrarci. Ovviamente il mio pensiero va ai lavoratori della Saeco, speriamo insomma, sia stato solo un brutto sogno, diciamo così, però vado un po' a esprimere il mio ragionamento. Condivido il pensiero del sindaco Merola quando pone il problema di riflettere su un nuovo modo di fare economia. Io qui anche poco fa si parla, dice sì, noi in montagna dobbiamo creare situazioni di mobilità perché dobbiamo fare industria. Perché? Ci sono settori produttivi che non hanno bisogno di autostrade perché non spostano merci, spostano idee, spostano progettazione. Quindi il problema non è a quel punto portargli la strada, ma come si diceva prima, ecco, portargli la banda larga, perché se io voglio progettare ho bisogno di comunicare, perché il mio progetto lo devo vendere a tutto il mondo. Io lavoro per una società che fa produzione, una nostra azienda cliente, pensate bene, detiene in Italia la testa commerciale, la proprietà dell'azienda, e ha mi diceva il mio collega del commerciale che è stato lì in India, un palazzo di 12 piani con tutti gli ingegneri dentro. E questo, l'ingegneria di questa importante azienda italiana la fanno lì in India. Io prendo uno stipendio da tecnico di 1000, non mi ricordo a dirlo, perché poi ho la fortuna di avere un figlio, quindi mi pagano di più, 1400 euro, e penso di guadagnare poco come tecnico. Il mio omologo indiano mi è stato spiegato che ha un titolo di studio, che sono diplomato, quel signore lì è anche un ingegnere, quindi ha una cultura superiore alla mia dal punto di vista tecnico, guadagna un terzo del mio stipendio. Quindi facciamo bene a capirci, però quello ha le stesse conoscenze tecniche del nostro ingegnere italiano, perché poi scordiamoci l'idea che i cinesi non capiscono niente, che gli indiani sono degli asini. No, toglietevelo dalla testa, ve lo do come esperienza di tecnico, è gente che in alcuni casi è anche più preparata dei nostri ingegneri, eh? Quindi questa favola deve finire subito. Vado avanti. È inutile dirci che in questi ultimi 20 anni in questo paese non c'è stata una seria politica industriale, non abbiamo fatto una politica industriale. In passato in qualche modo si è fatto, ma perché avevamo poi la fortuna dell'IRI, quindi in qualche modo si risolveva, ma diciamo negli ultimi 20 anni non si è fatto neanche più quella, perché l'IRI giustamente qualcuno ha detto basta e devi fare dell'altro. E quindi non si fa queste cose qua. Però io... non si è ovviamente investito in settori importanti, no? Come l'energia. Io lavoro in quel settore e mentre i tedeschi producono pannelli fotovoltaici, lo fanno anche i cinesi, in Italia ce ne sono 2 o 3, il resto non si fa. Si guadagnano dei discreti soldi anche adesso che il fotovoltaico non se ne fa tanto, ve lo dico, perché se i tedeschi continuano a farli non sono mica dei piscuani, quindi insomma fanno per questo motivo. Però io a questo punto faccio una domanda, la vorrei fare a Filippo e chiedo questo: oltre, come giusto che sia, ad avere degli strumenti che nel momento di crisi, perché le crisi ci possono essere anche crisi dovute a problemi
improvvisi. Quali strumenti pensiamo di usare per la prevenzione? No, in campo medico si parla di prevenzione, io non ho mai sentito in campo economico di prevenire, no? Perché io, per carità, sono un pessimo economista, forse Filippo me lo potrà spiegare bene, ma ci sono degli indicatori, ci sono degli strumenti per cui uno possa dire ma voi qua continuate a produrre bulloni, ma i bulloni ormai il cinese lo fa a un centesimo, voi non ce la farete mai, non, cioè il nostro sistema paese, possiamo dare tutti i contributi che vogliamo, ma se c'è uno che produce a un centesimo, noi quando ci potremmo arrivare? Io mi ricordo un'intervista al ministro svedese dell'università, il quale disse noi purtroppo i nostri, purtroppo perché quello era un uomo di destra al tempo, non so se c'è ancora, finisco subito, e disse noi purtroppo non possiamo competere con sistemi a bassissimo costo industriale, dobbiamo fare innovazione perché così vendono i brevetti, no, non vendono discorso così. E quindi ti chiedo se c'è questa volontà di fare, cioè di investire anche in prevenzione, e soprattutto se c'è un modo per impedire che diciamo settori ad elevato contenuto tecnologico vengano portati via dalla nostra azienda. Io se vuoi ti racconterò, adesso perché devo chiudere te lo racconterò, ma noi adesso i nostri produttori di trasformatori, noi siamo uno dei paesi che produce trasformatori per la distribuzione dell'energia, uno dei maggiori in Europa, adesso ci ritroviamo che per motivi di cambio tecnologico imposto dalla comunità europea, di cui noi tutti quanti siamo fieri sostenitori in primis io, però adesso i nostri trasformatori costeranno più di quelli tedeschi. Perché noi non abbiamo, perché abbiamo permesso a ThyssenKrupp di spostare la famosa catena del materiale magnetico, abbiamo detto vai, chiudila, qual è il problema? Adesso quella catena serve in Italia, perché è uno dei componenti fondamentali per i nostri trasformatori, ed è un settore che forse vi arriverà, ecco, prevenire una crisi. Andate a intervistare quelle persone, perché forse in Italia si costruiranno e cominceranno a costruire pochi trasformatori. E lì c'è gente che ci lavora. Grazie Giovanni. Claudio Gandolfi si prepara Gaggioni Elena. Intanto grazie per la direzione di stasera. Prima cosa, innanzitutto solidarietà ai lavoratori della Saeco. Capisco e condivido lo stato d'animo della collega della CISL, la chiamo collega perché io sono un funzionario della filea CGL, quindi io è da 5 anni che lotto per arginare la crisi nel nostro settore, che Palma Costi prima ha detto nel suo intervento. Vogliamo parlarne della crisi dell'edilizia, noi ne abbiamo persi nel silenzio 6.000 in questi anni, e Bologna si è accorto della crisi del settore solo perché un mese fa è saltata per aria Coopcostruzioni. Nel frattempo sono saltate per aria centinaia di Coopcostruzioni fatte da 2 o 3 lavoratori, anche quelli hanno perso il posto di lavoro e anche quei datori di lavoro hanno perso un'attività su cui avevano investito. Come componente del Forum del Lavoro ho partecipato alle 2 conferenze nazionali di Genova nel 2011 e di Napoli nel 2012. Nel 2011 alle spalle dei relatori c'era PD, fondato sul lavoro. Sono contento di aver sentito stasera da Filippo le parole: i lavoratori vengono prima, e sono contento, ma capisco benissimo il sentimento di Palma quanto dice, quando ha iniziato dicendo: ho sentito la mancanza del partito in questa stagione di crisi aziendali. In questi anni a Bologna il partito è mancato, il PD, perché ci sono state decine, centinaia di casi isolati che gli amministratori ai vari livelli, con le loro competenze e l'aiuto delle parti sociali, si sono inventate a volte le strategie per mettere delle pezze, però sono pezze perché appunto manca la strategia politica. Quindi io voglio sperare che stasera sia un nuovo punto di inizio,
perché l'ultima volta che nel PD di Bologna in via Rivani si è parlato di lavoro è stato nel febbraio, in maniera esplicita e dettagliata, è stata nel febbraio del 2012 quando abbiamo fatto la conferenza del lavoro territoriale e preparatoria poi per quella nazionale di Napoli. Sono passati 3 anni e mezzo, in questi 3 anni e mezzo siamo arrivati a 100.000 persone iscritte alle liste del centro per l'impiego e quelle liste si chiamano la DIT, oramai per forza ho imparato l'acronimo, disponibilità immediata al lavoro. Sì, ci fosse, è chiaro che io sono disponibile subito, però 100.000 per la nostra realtà sono tantissimi. Quello che mi fa male come cittadino è che tutto questo è avvenuto nel silenzio della politica. Allora stringo, io la vorrei chiudere così: il lavoro prima di tutto, ma non a qualsiasi condizione, se volessi trasformare le idee in uno slogan. E ricordiamoci, come Partito Democratico, lo dico con sofferenza perché io nei direttivi della mia categoria sono stato più volte messo con le spalle al muro e anche duramente attaccato perché non mi sono mai vergognato della mia appartenenza politica, però i lavoratori iscritti alla mia organizzazione sindacale progressivamente nel tempo hanno sempre più percepito il Partito Democratico, se non come un nemico, un avversario. Di questo ce ne dobbiamo rendere conto. Allora c'è anche una convenienza politica ad occuparsi del tema del lavoro in termini elettorali, perché lo zoccolo duro del settore che seguo io erano nostri. Io li sento con le mie orecchie, l'ultima volta li ho sentiti al presidio davanti alla Torre della Regione quando Virginio e altri sono arrivati perché c'era l'incontro con la COP Costruzioni. Ecco, ho sentito quello che hanno detto al passaggio dei politici persone di cui io conoscevo la provenienza politica, nel senso che so per esperienza personale per chi votavano prima, con i vari nomi che può avere avuto questa realtà politica, e so per certo che al prossimo giro non voteranno. Se ci va bene si astengono, se ci va male voteranno qualcun altro. Quindi c'è anche un interesse politico in termini elettorali, se non li vogliamo perdere tutti, a tornare a parlare di lavoro, perché altrimenti questa cosa ci tornerà indietro tutta come un boomerang e ci farà male. Grazie. Grazie. Ultimi due interventi, Gaggioni, poi Rossella Lama. Inizio anch'io esprimendo solidarietà ai lavoratori Saeco che anche in questi momenti e anche con questo clima, perché bisogna dirlo, sono in condizioni anche climatiche e logistiche particolarmente difficili, sono a difendere tutti insieme, tutti uniti, al di là del fatto di essere direttamente o meno esposti ai licenziamenti, a difendere il diritto al lavoro di tutta la montagna. Io mi sento di dire, innanzitutto di dire un grosso grazie, perché io che sono un abitante della montagna e sono nel mio piccolo un dirigente politico, questa mi sono sentita veramente molto orgogliosa del mio partito e degli amministratori che ho votato e che ho contribuito a eleggere. Mi sono sentita orgogliosa perché ho visto un partito che è stato capace di mobilitarsi con azioni concrete e senza la volontà, come diceva il capogruppo Cagliando, di mettere bandierine, ma con l'obiettivo preciso e imprescindibile di tutelare e di supportare una realtà in grave difficoltà. In molti hanno già ampiamente parlato della questione della Saeco, delle implicazioni profonde e ampie che ha sul nostro territorio, e altri hanno anche ricordato, fatto bene Luigi, le numerose crisi industriali che hanno preceduto questa più evidente della Saeco. Noi avevamo dei piccoli ma importanti distretti manufatturieri in ogni comune dell'Alto e del Medio Reno,
che stanno inesorabilmente scomparendo. Stasera non è stata ricordata Lanzaloni di Lizzano, ma è un'altra realtà industriale che è andata a un lento esaurimento. Mi ha fatto altrettanto piacere sentire le parole dell'assessore Costi, che insieme al presidente Bonaccini ha usato sempre espressioni molto precise rispetto alla posizione dei lavoratori, rispetto all'atteggiamento da tenere con la Philips, senza tralasciare la necessità ma soprattutto la possibilità di un rilancio del nostro territorio, che è un territorio che avrà le sue particolarità, che presenterà anche qualche difficoltà in più, ma che presenta tante risorse, che negli anni, con l'aiuto di una politica, e di un partito che è stato capace di dare, di creare strategie di indirizzo e di sviluppo ad ampio raggio, io penso ai piani d'area fatti negli anni 90, è stato capace di essere autosufficiente e di creare realtà importanti e a volte innovative. Non solo Saeco con le centinaia di brevetti che ricordava Mirella, io penso a P4, a Palmieri Tool Force, tutte realtà che sono state create anche perché a monte, non solo a monte in montagna, c'era una strategia politica forte e consapevole, di cui erano i primi attori gli amministratori di tutti i livelli, ma il partito era regista. Io penso che anche, sono felice di vedere che anche questa volta c'è questa volontà e questo spirito, la volontà di intervenire tempestivamente su un'emergenza, e qui penso al lavoro dei nostri parlamentari a Roma, in particolare Beniamati capogruppo in Commissione Attività Produttive, ma anche Fabio e De Maria, penso all'impegno del capogruppo Caliandro, che è stato capace di prendere l'iniziativa ma di saperla declinare in un'ottica complessiva e più ampia, che testimonia la volontà di aiutare, di sostenere un territorio prima ancora che mettere delle bandiere politiche. Penso all'impegno e alla costanza che ho già ricordato del presidente Bonaccini, dell'assessore Costi, di tutta la giunta regionale, e penso anche all'impegno del nostro presidente del Consiglio, che per quanto si possano criticare è stato anche egli molto attento e tempestivo. Io quindi tante volte ho fatto in questa sede degli interventi critici anche rispetto all'atteggiamento degli enti locali sopraelevati della regione e anche del partito. Stasera sono orgogliosa di farlo come dirigente, di dire che questa volta abbiamo risposto positivamente, con forza e con coraggio a una sfida che è una sfida decisiva per il territorio, no? Che offre anche a noi l'occasione per intraprendere una strada che ci migliorerà come comunità politica e come comunità amministrativa. Grazie a tutti. Grazie Elena. Rossella Lama per l'ultimo intervento. Credo che abbia ragione Elena Gaggioli ad apprezzare lei, come tanti altri, l'organizzazione della direzione di questa sera. Credo che il partito abbia fatto molto bene a chiamarci a discutere, anche perché mi sembra lo dicesse prima Vecchia, non sono sicura che il passaggio fosse il suo. Siamo dentro una trasformazione che è una trasformazione che ha delle variabili proprio consistenti e che permangono nel tempo. Anch'io vorrei ringraziare il partito per questa serata, Filippo Taddei, Palma Costi, tutte le la rappresentanza sindacale, in questo caso la CISL, ma penso che abbia portato il punto di vista di tutti, Massimo Gnudi, perché penso che abbia fatto, come dire, delle riflessioni molto nel merito di quello che è l'impegno della città metropolitana, e Virginio, perché ha posto un tema secondo me importante del come ci mettiamo in testa di ricreare occupazione, se, altrimenti vuol dire accettare il fatto che usciamo da questa crisi con un segno meno in termini di occupazione veramente molto importante, e questa non può essere la prospettiva, non può essere la prospettiva che noi condividiamo e che soprattutto offriamo all'esterno. E questo è il primo punto. Il secondo punto è invece una riflessione che vorrei fare, che riguarda la strutturazione dei patti per il lavoro. Abbiamo fatto il 29 di aprile di quest'anno
il patto per il lavoro della città metropolitana, in concomitanza anche con la creazione del patto regionale per il lavoro, perché penso che politica industriale in regione abbia voluto spesso non parlare di trasferimenti, perché non è che da un po' di anni le risorse stanno più nella formazione, diciamo così, come area, rispetto a quello che sta nella politica industriale. Lo dico perché Palma soffrirà anche di questo, immagino, delle risorse a disposizione per poterle, come dire, finanziare un po' l'elenco delle cose che ha fatto prima. Tuttavia è che noi ci siamo organizzate pensando di dare dei servizi alle imprese. Queste sono state prevalentemente le nostre politiche industriali. Se continuiamo a seguire questo filone, stante che arrivano buone notizie, per esempio dagli investimenti che farà la Cassa Depositi e Prestiti nei prossimi anni in questo paese, tanto per citarne uno, però noi abbiamo bisogno, secondo me, pensare ai patti e al lavoro delle istituzioni, rafforzando e continuando a contare su quella filiera istituzionale che anche stasera abbiamo visto essere premiante, cioè il rapporto enti locale, città metropolitana, regione, governo è la cosa che premia, cioè trovarsi tutti insieme a discutere per fronteggiare le trasformazioni e le crisi aziendali. La seconda cosa è che quando facciamo i patti spesso chiamiamo imprese, sindacato, università, questo va benissimo, credo che però vada aggiunto con fermezza anche il sistema del credito tutto, fatto di banche, fatto di consorzi fidi, e io penso anche strutturarci meglio, questo è un aspetto che ha toccato Stefano Cagliandro, rispetto ai temi giuridici che riguardano da una parte quello che diceva Virginio, tempi della giustizia in Italia sono troppo lunghi e a Bologna, guardate, non fanno difetto, cioè da questo sono completamente purtroppo allineati. A volte su molti temi, per esempio l'export o la registrazione dei brevetti, abbiamo un dato più positivo rispetto a quello nazionale, e invece su alcune questioni che riguardano le aziende, il diritto commerciale e il dipanarsi di crisi che riguardano il lavoro, abbiamo assolutamente i tempi che abbiamo nel resto d'Italia, e questo dobbiamo fronteggiarlo. Ma io dico anche perché quegli accordi che poi facciamo quando ci si siede a un tavolo, si risolve una crisi, si fa un accordo con un'azienda e si dice si mantiene questa occupazione, in cambio hai questi ammortizzatori sociali e una serie di provvedimenti, produci qui la gamma alta che è quella che dà valore aggiunto, ovviamente quel patto, quel piano industriale, detto in maniera, deve essere esigibile nel tempo. Quindi qualcuno ha citato leggi francesi o quant'altro, credo che ci dobbiamo attrezzare di più per questo. Abbiamo fronteggiato in passato crisi come anche quella della Parmalat con moltissima creatività. Siamo intervenuti come istituzioni nel fronteggiare addirittura le crisi di rapporto fra la società, i suoi fornitori, il sistema dei crediti e abbiamo, come dire, mantenuto una realtà produttiva che ha ancora ragione d'essere su un altro territorio. Penso a un altro esempio che è quello della Perla, per esempio, dove anche lì avevamo la presenza di un fondo non italiano, internazionale, e quindi tutto il tema segnalato già da molti, come si tratta con le multinazionali. Ecco, le multinazionali si tratta anche ovviamente facendo delle negoziazioni ad hoc. Resta poi in carico all'istituzione un tema prioritario per l'attrattività, che sono le aree, e anche l'Appennino è un'area, lo diceva prima Elena, è una vallata un po' così, sì, è una vallata un po' così, ma stiamo parlando di aree produttive e della mobilità, nonché il tema del sostegno alla ricerca e all'innovazione. È notizia di oggi che la Datalogic ha ricevuto 30 milioni di euro per la ricerca dalla BEI, che ristrutturerà in 5 anni. Probabilmente anche noi ci dobbiamo attrezzare a guardare un sistema del credito a seconda di quello che dobbiamo finanziare, dei volumi, delle tipologie di attività. Io credo che possiamo farlo rinnovandoci, come dire, anche un po'. La solidarietà ai lavoratori è uno del motivo forse principale per cui siamo qui stasera.
al governo nazionale effettivamente un tema di politiche industriali diverse da quelle che riusciamo a fare come enti locali, città metropolitana e regione, credo che sia oggettivamente all'ordine del giorno. Grazie. Grazie Rossella, la parola al segretario per le conclusioni. Sarò breve perché l'ora è tarda, poi il dibattito è stato molto lungo e interessante. Intanto parto ringraziando Filippo Taddei, l'assessore Palmacosti e Stefano Caliandro per, definiamole, le relazioni, sono stati interventi molto preziosi. Ringrazio voi, a noi due ragazzi, in particolar modo Palma, perché so che comunque ha fatto di tutto per essere presente qui stasera, ma credo che il complesso degli interventi, poi su quello di Mirella arriverò alla fine, la rappresentante della CISL, Massimo Gnudi, che sta facendo davvero un ottimo lavoro in città metropolitana assieme agli altri suoi colleghi, ci diano la cifra di una necessità che noi abbiamo come politica. Guardate, diceva bene Rossella, siamo qui innanzitutto per esprimere solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici della Saeco. Eravamo anche alla diretta a Gaggio Montano, perché lì c'è stata una trasmissione con rappresentanti dei lavoratori, dei cittadini, alcuni rappresentanti di istituzioni o forze politiche. Però noi dobbiamo andare un po' oltre la solidarietà, perché bisogna offrire una prospettiva, bisogna che il Partito Democratico stia in campo assieme alle sue istituzioni per cercare di dare una prospettiva e una risposta costruttiva. Io ho particolarmente apprezzato l'intervento del sindaco metropolitano Virginio Merola, non solo per la straordinaria citazione di una canzone che conoscevo del 1918, Brigida, questa cassiera dal carattere un po' aspro ma molto affascinante, corteggiata dal ragazzo che lavorava lì in quel bar. Ebbene, le affinità tra me e il sindaco sono ben più ampie anche di quelle che leggete sui giornali, insomma. Però l'ho particolarmente apprezzato perché il sindaco ha detto una cosa centrale nella nostra riflessione. Guardate, noi dobbiamo far sì che con l'impegno delle istituzioni siano date risposte positive per il futuro di quei 243 lavoratori. Però il tempo in cui il pubblico rappresenta una sorta di cassaforte da cui attingere per mettere una pezza a qualche scelta sbagliata di qualche imprenditore o di qualche multinazionale, quel tempo, ebbene, è già finito, non deve finire, è già finito. Quindi noi dobbiamo compiere uno sforzo in più e fare un passo in avanti, perché dobbiamo parlare di politica industriale. Quale politica industriale per questo paese e per questi territori? Come coniughiamo noi lo sviluppo e il futuro della città metropolitana, dell'Emilia-Romagna, del nostro paese? Ne avete parlato qui, ricerca, banda larga, trasporti, ma se non c'è un'idea alla base, se non c'è una visione complessiva d'insieme all'interno della quale noi collochiamo ogni nostra risposta, rischiamo di dover inseguire ogni singola crisi, riuscendo poi, grazie a una caratteristica che questi nostri territori hanno, c'è uno straordinario sforzo delle nostre istituzioni e la capacità di lavorare insieme tra le istituzioni, i sindacati, gli attori sociali, le imprese. Qui abbiamo imprese serie, sane, che creano posti di lavoro, che fanno sviluppo, e questo è comunque un territorio attrattivo. Io non vorrei che passasse un messaggio di un Emilia Romagna, di una città metropolitana in depressione, perché così non è. Certamente la crisi ha colpito fortemente anche i nostri territori, però potremmo parlare della Philip Morris, della Lamborghini, potremmo parlare di altri esempi positivi, eppure sappiamo che oggi c'è bisogno di una risposta complessiva. Allora forse dobbiamo anche fare un piccolo atto di accusa come Partito Democratico. Claudio diceva, Claudio Gandolfi, spero che questo possa essere un nuovo inizio. Sì, deve essere un nuovo inizio, perché le nostre sedi politiche, i nostri organismi dirigenti non
si devono riunire solo per votare liste o per fare conti, perché c'è una cosa molto saggia nell'intervento di Saverio Vecchia. Noi troppo spesso ci chiudiamo in un dibattito interno a cui siamo interessati solo noi, per misurare quanto abbiamo spostato l'asticella su questo o quella corretta, questo o quella posizione, ma ci preoccupiamo poco della percezione che i cittadini hanno sull'utilità e sulla funzione del Partito Democratico. Per cui questa direzione, che è un obbligo, noi con la segreteria l'abbiamo avvertita come un obbligo, certo abbiamo alle spalle altri episodi di crisi molto significativa, l'avete citata qui, la crisi dell'edilizia, e notizia di 48 ore fa, altri 50 esuberi a Molinella per l'Agua e Basto, un'altra serie di situazioni di crisi che si stanno aprendo e sviluppando purtroppo in questi giorni. Allora, o c'è la politica capace di costruire una risposta adeguata, capace di costruire una visione, e quindi se c'è la politica c'è il Partito Democratico, perché altro francamente non vedo, non solo per il governo dei nostri territori, ma francamente se la proposta che arriva è quella dell'esproprio, voi capite che, come diceva giustamente Caliandro, non vale neanche la pena rispondere o interessarsene. Onestamente, cerchiamo di essere seri, di far sì che quello che deve fare un partito rappresentante delle istituzioni non è vincere la gara magari dell'applausometro speculando sulla sofferenza delle persone, ma mettere in campo un riformismo vero di sinistra capace di costruire delle soluzioni all'altezza. Allora noi da qui vogliamo partire. Con l'inizio dell'anno, come PD Bologna, creeremo un tavolo permanente di confronto aperto a chiunque voglia portare il proprio contributo, fatto dal gruppo dirigente, dagli amministratori, da singoli iscritti, da persone che anche senza la tessera del PD vogliono comunque portare le loro idee e darci una mano, perché è arrivato il momento di ragionare insieme su che tipo di prospettiva dare a questo nostro paese, a questa nostra città metropolitana. E l'intervento di Virginio Merola c'entra anche questo punto. Io sono molto contento perché, siccome sappiamo quanto la riforma abbia positivamente prodotto il superamento delle province, ma ha creato anche alcune difficoltà che stiamo riscontrando non solo nei nostri territori ma in tutta Italia, nell'intervento di Virginio, nell'intervento di Massimo, di Rossella, che in Consiglio Metropolitano e Capogruppo, abbiamo respirato veramente la volontà, la capacità e la consapevolezza di che cosa debba significare costruire una città metropolitana che non sia solo una qualche riga su un progetto di legge, ma che sia un'entità politica e istituzionale vera. E allora noi dobbiamo lavorare insieme con le istituzioni locali, con il governo nazionale, che io da qui voglio ringraziare, perché non è assolutamente scontato e banale che intervenga direttamente il Presidente del Consiglio e che il Ministro si presenti già alla prima convocazione del tavolo. Chi è più esperto di me lo sa, in genere si mandano i tecnici, i dirigenti, il Ministro Guidi è lì sul pezzo sin dall'inizio. Questo significa anche rispettare la sofferenza di quelle persone e dare una corretta, positiva e importante dimostrazione di attenzione da parte del nostro governo, e noi come PD Bologna vogliamo provare a far sì che l'assessore Palmacosti e tutti voi si possano sentire un po' meno soli nelle loro fatiche quotidiane, quando ogni giorno, giorno dopo giorno, in ogni angolo della nostra regione, in questo caso del nostro territorio metropolitano, si aprono delle crisi da affrontare, perché noi possiamo contare su straordinari uomini e donne al governo dei nostri territori, ma se non c'è in campo una forza politica capace di offrire una prospettiva e capace di offrire una prospettiva condivisa assieme a tante persone, noi non daremo mai ai nostri amministratori la possibilità di camminare in parallelo e di risolvere, come Palma oggi ci ha detto, in maniera positiva le crisi che si aprono, ma contemporaneamente di offrire una visione di sviluppo a questi territori che ne hanno bisogno.
che ne hanno bisogno, lo sa Filippo che vive nella nostra città, lo sanno tutti quelli che quotidianamente si impegnano per dare una mano ai governi della nostra città metropolitana e della regione Emilia-Romagna. Ne abbiamo bisogno. La conferenza della montagna, per cui anche qui noi vogliamo fare una riunione con i rappresentanti del PD della nostra montagna, con gli amministratori, per provare ad avere una strategia comune. Ieri lo diceva Matteo Dioto, ero a Monterenzio per un'assemblea di zona, c'erano i nostri iscritti e militanti di Monterenzio, di Loiano, di Monghidoro, un'altra parte della vallata, certo, ma che condivide la necessità che sullo sviluppo del nostro Appennino e della nostra montagna ci sia una strategia, perché altrimenti il rischio di sentirsi abbandonati non è più una sensazione, ma è la consapevolezza di una mancanza politica. Ma anche da questo punto di vista, nell'intervento di Massimo, che è figlio poi del suo lavoro molto positivo nella città metropolitana, da quell'intervento possiamo trarre un elemento di speranza per il futuro. Chiudo dicendo una cosa. Guarda, Mirella, l'ha detto Luigi dandole la parola, Mirella è non solo una lavoratrice della SAECO ma anche la nostra segretaria del PD nella zona della montagna, e come dire, il suo intervento è oltre che sono stati minuti, come dire, che hanno toccato tutti, perché si percepisce e si tocca la carne viva della sofferenza di queste ultime settimane così difficili. Però ci dà la dimensione di come si possa coniugare poi il fare politica con l'occuparsi dei problemi veri e reali delle persone, perché ogni tanto noi diamo l'impressione di averla smarrita questa missione, ce lo possiamo dire con grande franchezza, dando una rappresentazione dei partiti e dei gruppi dirigenti completamente diversa da quella che invece occorrerebbe. Quindi sono io che ringrazio Mirella Manzalini per il suo intervento, perché ci riporta anche un po' con i piedi per terra, perché ci restituisce la mission di un partito politico che soprattutto in questi territori ha l'onore e l'onere di governare la stragrande maggioranza degli enti locali. Sono contento e li ringrazio della loro presenza, i sindaci e gli amministratori della montagna. Rivedo con piacere nella nostra sede anche il sindaco di Marzabotto Romano Franchi, e penso che da stasera si debba ripartire con un'attenzione alla montagna, con un'attenzione allo sviluppo dei nostri territori, alla politica industriale del nostro paese, che in Emilia Romagna può trovare davvero una locomotiva capace di portare il nostro paese a livello europeo. Poi chiudo dicendo una cosa: la politica non deve mettere bandiere, non deve piantare delle bandierine, visto che i tempi saranno lunghi, perché ce l'ha detto l'assessore Palmacosti, ma l'abbiamo percepito anche leggendo le dichiarazioni delle ultime 48 ore, la posizione dell'azienda al momento non è assolutamente accettabile. Bisogna innanzitutto che capiscano che qui c'è un tessuto istituzionale, sociale e politico tale per cui i ricatti li rispediamo al mittente. Noi li abbiamo visti in comune, lo sa Virginio, lo sa Claudio, lo sa Rossella, abbiamo avuto delle commissioni in cui rappresentanti di alcune multinazionali ci venivano a dire: beh, o ci date una destinazione d'uso diversa di quell'area oppure noi licenziamo e mandiamo a casa i lavoratori, perché la sostanza è questa. Perché la sostanza è questa, e qui certe cose non le consentiamo, perché non ci pieghiamo ai ricatti di nessuno. Noi vogliamo salvaguardare i posti di lavoro, vogliamo fare squadra con quella parte sana, e ce n'è tanto di imprese in questo territorio, ma vogliamo poterlo fare dando solidarietà senza piantare delle bandierine. Immagino che il presidio dei lavoratori e delle lavoratrici durerà a lungo, molto a lungo. Ho visto che nel corso di questi giorni sono state tante le dimostrazioni di solidarietà, associazioni, semplici cittadini, persone che portano generi di conforto, viveri, anche perché insomma il generale inverno è vicino e lì sicuramente non saranno mesi facili da questo punto di vista. E allora noi del PD porteremo una nostra testimonianza di solidarietà, ma lo faremo senza annunciarla alla stampa,
quindi senza portare giornalisti, fotografi o televisioni. Chiameremo te, Mirella, per avvisarti che staremo arrivando pochi minuti prima di partire da Via Libani. Abbiamo organizzato una bellissima festa per il tesseramento a Casalecchio una settimana fa, venerdì scorso. Da quella festa, al netto delle spese, del contributo che abbiamo lasciato alla Casa dei Popoli di Casalecchio, abbiamo ricavato, data l'altissima partecipazione, qualche risorsa e qualche utile che possiamo sicuramente destinare a sostegno del presidio dei lavoratori e delle lavoratrici della Sala. Io vi ringrazio dell'applauso e che però consegneremo lontani dalle telecamere, senza dire nulla ai giornalisti, perché certe cose non si fanno per pubblicità ma per portare solidarietà. Grazie a tutti.